Allora, buonasera a tutti, ben trovati anche oggi. E vi ringrazio di essere qui. Cominciamo così, cominciamo in orario per una volta, vediamo se ci riusciamo. Allora, prima due comunicazioni. L'attestato di frequenza al corso, dunque, vi verrà rilasciato alla fine del corso. Vi verrà inviato all'indirizzo email che avete indicato al momento dell'iscrizione. L'attestato riporterà le lezioni che effettivamente avete seguito, quindi abbiate pazienza, ci vorrà qualche settimana perché l'ufficio comunicazione della normale deve prepararli incrociando i dati non soltanto per voi ma anche per gli altri 6 corsi che la normale organizza in collaborazione con l'Accademia dei Lincei. Quindi abbiate pazienza, non vi arriverà il giorno dopo, forse neanche la settimana dopo, ma abbiate fiducia che lo riceverete per email senza bisogno di tornare qui a prenderlo. Questa è la prima comunicazione. Oh, la seconda, più che una comunicazione, è un accorato appello da parte mia. Lo avevo già fatto la volta scorsa, lo ripeto. Allora, io ci tengo particolarmente all'ultimo incontro perché mi vanto di averlo inventato, di averlo introdotto io nel format previsto dall'Accademia dei Lincei. Sapete che questo progetto organizzato dall'Accademia dei Lincei in tutta Italia prevede quindi varie sedi in diverse regioni e il modo in cui si svolge i corsi è uguale per tutti. Poi ci sono naturalmente diversi organizzatori, diversi responsabili scientifici, diverse istituzioni che collaborano alla realizzazione, appunto a Pisa, la scuola normale. Tutti questi corsi prevedono la lezione seguita dal laboratorio. Per fortuna, così mi hanno dato mano libera e io ho introdotto l'ultima lezione come incontro e intervento da parte di chi ha seguito il corso in modo che ci sia l'opportunità di parlare di proprie esperienze didattiche confrontandole con quelle dei colleghi e discutendone. È stata una formula di grande successo perché in realtà altri corsi hanno cominciato ad adottarla perché effettivamente è un momento per presentare ai colleghi quello che si è fatto, raccontare com'è andata, ricevere riscontri, suggerimenti e consigli. Le volte scorse, gli anni scorsi, è andato molto bene quest'ultimo incontro, lo sanno tutti quelli che hanno partecipato, perché sono state presentate iniziative didattiche molto interessanti che sono state di stimolo per molti di noi. Quindi io, cose brevi, interventi di 10-15 minuti, se volete di più, ma non è necessario che siano di più, nelle quali appunto presentare qualcosa che è stato fatto in classe e discuterne con gli altri. Io per ora non ho ancora nessuno che mi ha dato la disponibilità, sono un po' preoccupata perché io un po' ci tengo e un po' brava, ecco, una, due, d'accordo. Pensateci per favore e però scrivetemelo, mandatemi 2 righe di mail, qualche giorno insomma. Se mi volete far passare troppi notti insonne il giorno prima, se no magari qualche giorno di anticipo. Va bene, allora io non mi presento perché ormai mi conoscete e invece comincio a trattare dell'argomento che vorrei affrontare con voi oggi. Dunque, il titolo è sufficientemente generico per parlarmi delle mie angosce didattiche e delle mie riflessioni. Le parole per scrivere e per leggere.
il lessico, perché io mi stupisco sempre della scarsa competenza lessicale che rilevo nei miei studenti, quindi negli studenti universitari. Una scarsa competenza che è sia attiva, usano pochissime parole, sia passiva, cioè spesso non capiscono parole che secondo me fanno parte del lessico intellettuale non particolarmente settoriale, quindi non mi riferisco a tecnicismi. Mi sono accorta che per alcuni, naturalmente non parlo delle punte, parlo sempre della, diciamo, della massa, procrastinare, accidentale ha connotazioni appunto molto gravi alle orecchie di molti studenti, artefatto, sensibilmente nel senso di molto, ma anche parole tipo scherno, ho rilevato che sono di difficile comprensione. Sto parlando di studenti universitari, quelli con i quali io ho a che fare. Queste sono tutte parole del lessico comune di cui parleremo. Oppure del lessico, per esempio, ad alto uso, quindi ancora più frequente del lessico comune, noto difficoltà a distinguere dal punto di vista semantico coppie come racchiudere e rinchiudere, per cui i contorni semantici per molti non sono chiari. Questo mi meraviglia e cerco di rifletterci, anche perché credo che la scarsa competenza lessicale sia uno dei fattori che incidono sui bassi livelli di alfabetismo funzionale, la cosiddetta literacy, e più precisamente che la scarsa competenza lessicale incida sulla comprensione della lingua scritta, che è uno degli ambiti sottoposti appunto a rilevamento e valutazione. Le ultime rilevazioni che sono state fatte, mi riferisco al programma OCSE-PIAC del 2013, un programma che valutava la competenza alfabetica e numerica della fascia d'età fra i 16 e i 65 anni. Questi risultati OCSE-PIAC, quindi condotti sui paesi industrializzati, hanno collocato l'Italia all'ultimo posto per quanto riguarda la competenza alfabetica, quindi la capacità di leggere, interpretare, capire, estrarre informazioni da un testo, saperlo manipolare. E al penultimo, per quanto riguarda la competenza matematica. Sono dati molto allarmanti perché hanno evidenziato che il 70% degli adulti italiani si colloca al di sotto del livello 3 in una scala di 5, al di sotto della soglia delle competenze alfabetiche e matematiche considerate, questa viene dal report PIAC che trovate all'indirizzo di rete che vi ho indicato, competenze considerate necessarie per interagire in modo efficace nella società contemporanea. Quindi dati molto allarmanti. Appunto, come vi dicevo, si trattava questa indagine valutava la competenza alfabetica, quindi sostanzialmente la capacità di leggere, capire, interpretare un testo, estrarre informazioni. Sono dati decisamente allarmanti. Molto meno allarmanti, e quindi per voi molto più rassicurante, i dati dell'analogo rilevamento PISA condotto nel 2006, nel 2009 e nel 2012 sui soli quindicenni. I quindicenni se la cavano molto meglio.
soltanto rispetto al 70% degli adulti al di sotto della soglia minima, i quindicenni soltanto al 45% si collocano sotto la soglia minima, tenendo presente che la media dei paesi OCSE è poco sopra, cioè il 42%, quindi i quindicenni sono a ridosso della media dei paesi industrializzati. Naturalmente, appunto, i dati rilevati sulle competenze alfabetiche dei più giovani sono incoraggianti, perché d'accordo, sono incoraggianti a patto che queste competenze vengano mantenute, perché il problema è sempre quello, cioè come mantenere le competenze che la scuola fa acquisire. Fra l'altro faccio una considerazione di minima che non vuole essere consolatoria, ma vorrebbe essere oggettiva. Nel quadro sociale italiano, quindi con il 70% della popolazione sotto la soglia minima, io credo che la scuola faccia miracoli, perché riesce ad ottenere risultati incredibilmente migliori rispetto alla media della società nella quale agisce. Questa è una prima riflessione, quindi fate voi molto, perché il tracollo sia per le fasce d'età successive, ecco, quindi io sono chiamata in causa per la mia parte molto più di voi. Quindi, dicevo, da una parte è rassicurante il fatto che la scuola riesca a ottenere risultati notevolmente superiori rispetto a quelli del contesto sociale in cui opera. D'altra parte, queste indagini rilevano dei fortissimi squilibri, per esempio territoriali, che è inutile nascondersi. Anche nel rilevamento PISA, quindi quello sui quindicenni più con i dati migliori, risulta che le zone dell'Italia settentrionale sono notevolmente sopra la media OCSE, quelle dell'Italia centrale sono in media OCSE e quelle meridionali invece sono sotto la media. Questo è un annosissimo squilibrio di cui però appunto un paese non può non tener conto. La seconda riflessione è appunto che i risultati ottenuti dalla scuola spesso non sono duraturi. Questo non dipende dalla scuola, dipende naturalmente dal fatto che gli studenti usciti dall'obbligo smettano di studiare, dipende soprattutto dal fatto che non sia molto radicata in Italia, per esempio, la cultura della lettura. Sapete che i dati di lettura in Italia, sia dei giornali sia dei libri, sono tra i più bassi tra i paesi occidentali. Quindi queste non sono né responsabilità della scuola né responsabilità dell'università, però vanno tenute presenti. Questo è lo sfondo. Allora, veniamo al lessico. Io credo che si tratti del problema centrale, perché per esempio nei miei studenti non noto difficoltà in ordine alla morfologia, pochissimo, la sintassi, qualcosina, sì, per esempio l'ambito delle reggenze preposizionali lo trovo un po' debole, però va bene, una tendenza alla coordinazione, all'accumulo lineare, nessuna grande cura per la gerarchizzazione sintattica, però in fondo funziona. Mentre nel lessico trovo i cedimenti maggiori. Allora, tra gli anni 60 e gli anni 70, l'applicazione degli strumenti informatici alla linguistica ha permesso di calcolare su base statistica la frequenza delle parole nella lingua. Questa è una cosa abbastanza risaputa.
La base statistica è rappresentata dai due libri del 72 e del 93 che vi ho elencato nella slide, che hanno calcolato appunto quanto, a partire da un corpus testuale chiuso, ampio ma chiuso, rappresentativo della realtà linguistica, quanto, con quanta frequenza occorrono i lemmi, in modo da avere una gerarchizzazione per fasce d'uso del lessico italiano. Questo è stato fatto per l'italiano ed è stato fatto anche per le altre lingue. Si è osservato, come dato comparato, che in fondo lo zoccolo duro, il nocciolo centrale del lessico è composto in tutte le lingue dallo stesso numero di parole. Il lessico, il vocabolario di base, diciamo così. Appunto, la base statistica è rappresentata dai primi due studi. Non vi nascondo che il lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea del 72 era pionieristico come lavoro, era decisamente all'avanguardia, non era raffinatissimo nella scelta del corpus di riferimento, perché per esempio utilizzava soltanto testi scritti anteriori al 1960 e quindi già negli anni 70 era un po' datato, per esempio era sovrastimato l'elemento letterario fondamentalmente. Gli studi, però, con aggiustamenti successivi, in primo luogo dovuti al lessico di frequenza dell'italiano parlato del 93, che quindi valutava, faceva lo stesso calcolo, ma a partire da una base di testi, di registrazioni, di oralità, di vari livelli di oralità, da quella spontanea a quella molto formale. Sulla base di questi rilevamenti statistici, sostanzialmente Tullio De Mauro ha formalizzato, ha elaborato e definito il vocabolario di base dell'italiano. Lo ha fatto per la prima volta in uno dei volumi che ho fatto circolare, che è il Guida all'uso delle parole, parlare e scrivere semplice e preciso per farsi capire, nell'appendice. Sono elencate le parole che fanno parte delle diverse fasce del vocabolario di base. I dati di cui vi parlo oggi sono quelli del vocabolario di base dell'80, poi rielaborato con aggiustamenti fino al 2003. Faccio riferimento a quei dati lì. Però vi dico subito che De Mauro ha fatto un nuovo conteggio partendo da un nuovo corpus testuale che considera sia lo scritto sia il parlato, con testi davvero contemporanei, quindi ultimo decennio, anni 90 e primo decennio del nuovo millennio. Lui ed Isabella Chiari, la coautrice di un articolo del 2012 che trovate citato in fondo alla slide, hanno promesso la pubblicazione di questi nuovi dati nel 2016, ma non sono ancora usciti, quindi non ve ne posso parlare. Quello che so di questi nuovi dati, appunto del nuovo vocabolario di base, li ho sentiti raccontare da De Mauro nel corso di una conferenza a Firenze. Qualcosa cambia rispetto all'assetto fino ad oggi utilizzato del vocabolario di base, ma la sostanza rimane la medesima. Cambiano un po' le percentuali, cambiano i numeri delle parole inclusi nelle diverse fasce, ma la sostanza rimane questa. La sostanza rimane che bastano meno di 7.000 parole per costituire il vocabolario di base. Il vocabolario di base da solo basta a coprire più del 90% di tutti i testi scritti e orali. Cioè bastano 7.000 parole
per capire quasi tutto. Di cosa si tratta? Allora, all'interno di questo vocabolario di base intanto è diviso in tre fasce. Il lessico fondamentale, che è proprio il nocciolo più duro della lingua, sono circa 2000 lemmi ad altissima frequenza, naturalmente articoli, congiunzioni, verbi di altissima frequenza, avverbi di altissima frequenza, si fa presto a far 2000, naturalmente aggettivi di base, cose di questo tipo. Con il lessico fondamentale si copre il 90% di ogni testo. E naturalmente è quello che viene appreso per primo, sia nell'apprendimento della lingua materna, sia, guardate, nell'apprendimento delle lingue straniere. Allora, questa è stata, apro una parentesi, questi calcoli, queste statistiche sono state immediatamente utilizzate da chi si occupa di didattica dell'italiano come lingua straniera, perché naturalmente la prima e più evidente applicazione è quella dell'insegnamento a stranieri. Devo insegnare da zero l'italiano, non comincio da anacoluto, assioma, valoriale. Comincio da io mi chiamo Roberta, eccetera, dove ci sono il pronome, cioè chiamarsi, proprio parole ad altissima frequenza. E quindi la primissima applicazione di questi studi è stata, per esempio, nel allestire i manuali per l'insegnamento dell'italiano. Guardate, è esperienza un po' di tutti noi. Per imparare a livello elementare una lingua straniera non ci vuole moltissimo. Elementare. Per andare a, diciamo, cavarsela facendo una vacanza in un paese straniero, vi assicuro che uno ce la fa in poco tempo. Perché ce la fa in poco tempo a imparare 2000 parole? Naturalmente se c'è prossimità strutturale è più facile, è ovvio, un conto è lo spagnolo, un conto è il cinese, va bene, questo è fuori di dubbio. Però se c'è prossimità strutturale e si tratta di imparare 2000 parole, vi assicuro che arrivare ad un livello elementare di conoscenza di una lingua straniera non è così complicato. È complicato l'accrescimento successivo, perché cosa succede fuori dal nucleo del lessico fondamentale? Cominciamo con il lessico di alto uso e sono altre 2500 parole. Appunto, vedete, si passa dal 90% del lessico fondamentale a qualcosa fra il 6 e l'8. Quindi aggiungono qualcos'altro a quel 90% per cui già, ci basta già il lessico fondamentale. E poi abbiamo il cosiddetto lessico di alta disponibilità o alta familiarità. Si tratta, in questo caso, di parole non frequentissime, ma che qualsiasi madrelingua conosce. Faccio degli esempi, cacciavite, a me capita raramente di dire cacciavite, però non c'è bisogno di essere un elettricista per conoscere la parola cacciavite, e quando serve il cacciavite ci vuole la parola cacciavite, e qualsiasi madrelingua lo conosce. Dogana, maccheroni. Maccheroni, uno è appassionato di maccheroni e li mangia tutte le sere, o se no con quanta frequenza lo diciamo? Una volta ogni due settimane, una volta al mese, quindi bassa frequenza d'uso, ma alta funzionalità nella lingua e soprattutto, guardate, un tipo di lessico noto a tutti i madrelingue. Allora, il vocabolario di base, diciamo, con poco meno di 7000 parole, guardate, nel nuovo vocabolario di base, questi nuovi conteggi, addirittura il vocabolario di base si è ristretto a 5000 parole.
vi ho detto, è cambiata la base testuale dalla quale sono partiti per fare i conteggi. Hanno eliminato un po' di testi letterari e hanno invece aumentato l'incidenza dei testi, diciamo, correnti. E questo ha comportato una diminuzione quantitativa del lessico ad alta frequenza. Va bene. Allora, fino a qui, diciamo, il vocabolario di base per la didattica vostra e mia non è un problema, nel senso che qualche problema con il lessico ad alta disponibilità può esserci, anche con quello ad alto uso a volte, però in sostanza è acquisito dalla fascia d'età che frequenta la scuola secondaria di primo grado. I problemi invece iniziano appena si esce dal lessico fondamentale, con la grande e magmatica sfera del lessico cosiddetto comune, cioè tutto ciò che sta intorno al lessico fondamentale. Vi faccio di nuovo degli esempi: procrastinare, accidentale, artefatto, sensibilmente, scherno. Sono tutte parole che fanno parte di questa fascia del lessico comune, che ha due problemi. È molto ampia. Rispetto alle 7.000 parole o anche meno del lessico di base, lessico comune, in genere lessico intellettuale, ma non solo, insomma, è molto ampia, a bassa frequenza, quindi non si incontra, per esempio, nella colloquialità. Non è un tipo di lessico frequente nella colloquialità, tantomeno quella spontanea e informale. E poi è un tipo di lessico al quale non accedono tutti i madrelingua, accedono soltanto quelli scolarizzati. In genere si dice che sono noti, trovate la citazione nella slide, sono termini noti a chiunque abbia un livello medio superiore di istruzione. Cioè vuol dire che il possesso di questa fascia di lessico si ottiene soltanto pienamente con il compimento di un ciclo medio superiore di studio. Quindi, per quanto vi riguarda, si tratterà di avviare i ragazzi al possesso di questa sfera di lessico. Non potrete certo pensare di realizzarla e non spetta neanche a voi, perché non è esclusivo della fascia d'età che vi riguarda. Però certo è un problema che la scuola si deve porre, perché è un processo graduale, è un tipo di lessico, appunto, vi dicevo, difficile da apprendere, perché a bassa frequenza l'abbiamo già visto e perché è spesso relativo soltanto a determinati ambiti discorsivi. È un lessico che non serve per andare, appunto, in un paese straniero, chiedere da mangiare, da dormire. No, è il lessico che serve per altro, per l'astrazione, per la riflessione, per l'argomentazione, per tutte queste cose qui. Senza parlare dei tecnicismi. I tecnicismi sono un'altra fascia di lessico, sono amplissima, sono il grosso del vocabolario, sono stimati intorno ai 100.000 lemmi, e naturalmente non c'è nessun parlante, per quanto colto, che li possa padroneggiare tutti, perché per definizione sono tecnicismi relativi ai diversi ambiti del sapere, alle diverse discipline, professioni, e quindi diciamo che il parlante comune conosce soltanto i tecnicismi che per qualche ragione entrano nella lingua comune e quindi vengono promossi, entrano appunto nel lessico comune. Ma di quelli non parliamo, cioè nessuno, diciamo, i tecnicismi vengono col tempo. Invece parlo del lessico comune. Fasce marginali di lessico, tipo i termini letterari, regionalismi, dialettismi, gli esotismi, di quelli neanche parlo perché sono veramente percentualmente minimi.
Allora, vi dicevo, l'applicazione di queste tabelle, di queste liste di parole. La prima applicazione è stata nelle lingue straniere, nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. Per cui la gradazione dell'insegnamento, gli stessi libri di testo vengono fatti sulla base di queste liste di parole, quindi c'è un certo livello che, non so, un A1 che porta all'acquisizione del lessico fondamentale e così via fino ai livelli più ampi. Diciamo che il lessico di base è padroneggiato da un livello A, un livello B1, B2 del quadro europeo delle lingue. Quindi uno straniero che sa l'italiano a livello B1 o B2 sa più o meno il lessico che conosce uno dei vostri studenti. Quindi si può utilmente sfruttare per la didattica questa cosa. Ci sono per esempio gli esercizi fatti per i livelli B1 e B2 che si possono riutilizzare anche per madrelingua in fase di acquisizione del lessico comune dopo il vocabolario di base. Vengono utilizzate queste classificazioni anche nei dizionari. Sono abbastanza interessanti. Allora, vi ho portato un esempio, ora l'ho già ingrandito, lo lascio così, ecco. Vi ho portato un esempio dal grande dizionario italiano dell'uso, dal Gradit, di Tullio De Mauro, non a caso. Lui ha studiato e lavorato per decenni su questa classificazione lessicale e poi l'ha utilizzata nel Gradit, uscito in 6 volumi nel 1999. Naturalmente si tratta di uno strumento da biblioteca che nessuno di noi ha in casa. Cosa ha fatto? Ha applicato queste marche d'uso, le chiama, le trovate descritte in quell'altro testo di De Mauro, La fabbrica delle parole, che ho fatto circolare, le usa per dare immediatamente l'indicazione di quanto è frequente, quanto è presente. Guardate, qui c'è una raffinatezza, non tanto la parola, ma quel significato specifico nella lingua italiana. Quindi c'è una raffinatezza ulteriore rispetto alla semplice. Non è che una parola sia una volta e per tutte presente nella lingua con un solo rango di frequenza. Una parola può avere più significati, alcuni dei quali stanno nel lessico di base, altri nel lessico comune, eccetera. Si tratta appunto di queste marche, CO indica appunto comune, appunto verdastro è lessico comune, verdazzurro lessico comune, verde è lessico fondamentale. Quindi, però non che ne so, verde nel senso di vigore, freschezza giovanile, rigoglio è letterario. Quindi c'è una distinzione. C'è una distinzione per significati, si va molto nello specifico. Va bene. Dunque, il De Mauro, vi dicevo, il Gradit, il grande dizionario italiano dell'uso, è uno strumento da biblioteca. Però dal Gradit, in 6 volumi più un settimo di aggiornamento uscito nel 2003, direi, dall'opera principale è stato tratto un dizionario monovolume, è uscito nel 2000 per Paravia Mondadori, introvabile, perché è esaurito e non l'hanno più ristampato. Però vi segnalo che la versione monovolume
appunto Dizionario della Lingua Italiana di De Mauro, non è più in commercio, ma è consultabile gratuitamente sotto il sito, sotto alla pagina della rivista internazionale, un po' nascosto, sotto sezioni e dizionario. È consultabile gratuitamente, il sistema di ricerca è un po' rudimentale, nel senso che si può interrogare soltanto per lemmi o per stringhe, ma sempre a partire dall'entrata lessicale, però è consultabile. È consultabile, prendiamo la stessa voce che abbiamo visto prima. L'impaginazione è un po' diversa, ma le informazioni ci sono tutte. Ci sono tutte e sono corredate dalla loro marca d'uso. De Mauro mi ha detto che la marcatura d'uso della versione online è stata rifatta sulla base dei nuovi calcoli. Io però non ho fatto il confronto, quindi vi riferisco quello che mi ha detto. Quindi rispetto all'edizione a stampa, l'edizione elettronica avrebbe in più la revisione di questa frequenza d'uso. Questo, purtroppo il programma di interrogazione non permette di cercare le parole a partire dalla frequenza, quindi non è possibile ricercare tutte le parole di uso comune, però può essere un aiuto per la didattica e può essere, diciamo, interessante saperlo. Allora, quindi il sito dell'internazionale, avete visto, sezione. Questa è la versione monovolume, quella introvabile, perché appunto è stata esaurita. Sì, è andata esaurita in poco tempo, non l'hanno più ristampata, scelte misteriose delle case editrici, e però sotto sezioni, dizionario, in modo molto anonimo e discreto, diciamo, non viene detto che dizionario è, però è un dizionario affidabilissimo. Che ha tutte le definizioni riviste di prima mano, quando è stato fatto, e la marcatura d'uso per significati, quindi una cosa, diciamo, raffinata come tipo di lavoro. Bene, questo ve lo segnalo. Allora, ma il mio discorso, così, questo discorso sul lessico. Ecco, qui vi ho messo un po' di riferimenti bibliografici, appunto al Gradit, la versione madre, e il Dizionario della Lingua Italiana, versione monovolume. Allora, questa è la situazione. Cosa fare poi praticamente per guidare gli studenti verso, avviare, diciamo, gli studenti verso l'acquisizione di questa grande sfera di lessico comune alla quale si arriva soltanto in virtù della scuola, dell'uso scritto, della frequentazione delle varietà diafasiche formali? Cosa fare? Allora, in primo luogo direi non arrendersi, nel senso che lo so che l'insegnamento del lessico è una croce per tutti gli insegnanti. Però io direi di non arrendersi, perché vale la pena non arrendersi. Il lessico poi è la sostanza del discorso, è ciò che veramente permette di capire, di farsi capire, la fonetica, la morfologia, la sintassi sono importantissime, ma la ciccia del discorso è il lessico e la pertinenza lessicale è lo strumento fondamentale di, io direi, gradazione e modulazione del proprio pensiero. Cioè è il modo stesso, è lo strumento stesso, l'unico che abbiamo per formulare pensieri raffinati. Se la lingua è appiattita soltanto sul ganzo o fantastico, per dire che è una cosa che piace, naturalmente ci si depriva della possibilità concettuale,
concettuale, né retorica, né, di graduare il proprio pensiero e modularlo, e quindi di gerarchizzare il mondo, di gerarchizzare le idee, di distinguere una cosa graziosa da una cosa emozionante, una cosa carina da una cosa splendida, fare una differenza tra bello e bellissimo. Se tutto viene appiattito lessicalmente, ci si priva della possibilità di pensare in modo più articolato. Quindi non rinunciare, secondo me, perché il fine è nobile e vale la pena insistere. Ci sono esercizi di tutti i tipi, li conoscete meglio di me, vi faccio vedere un portale che ho trovato, mi sembra interessante, anche questo gratuito, è fatto dalla casa editrice Zanichelli, si chiama Elisa. Non so se lo conoscete, io l'ho trovato interessante. Allora, ci sono esercizi di italiano graduati per i diversi livelli di scuola. È una cosa che si può sia utilizzare così com'è, sia utilizzare per ispirarsi e farne altri. Ci sono esercizi di arricchimento lessicale, per esempio, divise, e questa è una cosa interessante, in ambiti comunicativi e semantici. Il modello, guardate, è sempre quello dell'insegnamento della lingua straniera. La glottodidattica per gli stranieri è molto più sviluppata della didattica per i madrelingua, perché si sono posti problemi di acquisizione, di gradualità dell'acquisizione prima che ce li ponessimo noi, quindi hanno sviluppato, quindi prendere i manuali, vi dico B1, B2, sapete che esiste un quadro europeo delle lingue, con i livelli che vanno da A, principianti assoluti, a C, quindi il livello base è A1, principianti assoluti, il livello massimo è C2. Tenete presente che un livello C2 è quello di un madrelingua colto, quindi è un livello molto molto alto, ecco. Non basta essere madrelingua per arrivare a un livello C2, bisogna anche essere madrelingua con dimestichezza, con varie tipologie testuali. Quindi secondo me usare un equivalente di un livello B1 e B2 può fornire spunti per l'insegnamento, anche perché questi i manuali per l'insegnamento della lingua stranieri organizzano la materia non sulla base della grammatica tradizionale, ma la organizzano per campi semantici o ambiti d'uso. E quindi la cosa classica è, non so, una gita in montagna, e quindi viene presentato un testo che parla di gita in montagna, poi c'è un arricchimento, poi ci sono esercizi di comprensione testuale, poi esercizi di arricchimento lessicale, e poi viene chiesto allo studente di produrre in proprio qualcosa che abbia a che fare col tema. Questo secondo me funziona perché spesso l'esercizio lessicale classico rimane decontestualizzato, e quindi rimane intanto un esercizio anche poco divertente per lo studente, e spesso magari porta all'acquisizione del lessico lì per lì, ma poi non la consolida, per cui magari viene sviluppata la competenza passiva e lo studente impara a riconoscere e a sapere il significato di quella parola, però il passaggio poi all'utilizzo attivo viene poco richiesto. Comunque, in questo sito trovate degli esercizi, sono degli esercizi classici, sono i close, e quindi qua chiede close con una scelta guidata, quindi chiedono di
riempire gli spazi vuoti con una serie di parole predeterminate. Ce ne sono, sì, riprova perché ho sbagliato naturalmente. Prossima domanda. No, ho sbagliato perché non l'ho completato. Andava bene quello. Ci sono da riconoscere se sia vero o falso che la spiegazione di una certa frase idiomatica sia quella. L'espressione lavare i panni sporchi in famiglia significa che è bene non portare la biancheria sporca in tintoria, cose di questo tipo. Non sottovalutate l'importanza del lessico, delle espressioni idiomatiche, perché va bene. Ci sono esercizi di vario tipo, qui classici, con la sinonimia, e quindi tre campi semantici, e poi bisogna trovare il sinonimo. Insomma, possono essere sia una cosa carina da far fare a loro, sia una cosa da cui ispirarsi. Ve lo segnalo perché è gratis, è già fatto, è gratuito. Ma queste sono cose appunto di cui sono piene le grammatiche. Una cosa secondo me da non fare, o diciamo una cosa che non vi invito a fare, la mia riflessione sul lessico prevede anche qualche considerazione negativa, cioè la mia riflessione sull'importanza di arricchire il repertorio lessicale degli studenti non vuole essere un'esortazione a riprendere lo scolastichese, come lo chiamava De Mauro e come poi lo ha chiamato anche Seriani, cioè quella lingua un po' finta che esiste solo a scuola e che ancora trapela spesso dalle correzioni dei compiti. Seriani, insieme a Giuseppe Benedetti, l'autore di un altro dei libri che ho fatto passare, Scritti sui banchi, L'italiano a scuola tra alunni e insegnanti, uscito da Carocci nel 2009. Si occupa soprattutto dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole secondarie di secondo grado, però ci sono anche alcune riflessioni interessanti per altri ordini di scuola. Una cosa che lui censura è il modo di correggere i compiti seguendo questo principio così dello scolastichese come lo hanno cambiato, cioè invitare alla sostituzione sinonimica censurando fortemente qualsiasi elemento colloquiale. Allora, anche qui bisogna intendersi con un po' di misura. Delle volte è assolutamente opportuno invitare gli studenti a usare il termine semanticamente appropriato, senza dubbio. Quello appropriato al registro, anche questo senza dubbio. Delle volte però cerchiamo di non cadere nell'eccesso di sostituire con una lingua artificiosa che vive solo a scuola espressioni che vanno benissimo. Allora, Seriani riporta alcuni esempi di queste correzioni, secondo lui del tutto supervacane, inutili, anche un po' dannose, perché poi inducono lo studente a credere che ci sia una lingua speciale con la quale fare i compiti a scuola, diversa dalla lingua naturale che poi usano loro. Gli esempi li vedete, sono quelli che conosciamo tutti, perché a tutti noi qualche insegnante in qualche grado di scuola ha fatto correzioni simili. Il Natale sta perdendo le sue tradizioni, come ad esempio fare, corretto dall'insegnante con allestire il presepe. Non c'è nessuna differenza semantica. Allestire il presepe, chi mai di noi direbbe allestire il presepe?
Mio nonno non si arrabbiò, questa l'hanno fatta tutti, questa correzione l'hanno fatta anche a me. La censura su arrabbiare è sostituito da adirarsi o inquietarsi. Passati 2 mesi, corretto in trascorsi 2 mesi. Ecco, io l'altro, anche questo è molto interessante. Mia mamma aveva lasciato le chiavi dentro casa, corretto con la mamma aveva dimenticato le chiavi dentro casa. Del tutto superfluo. Superfluo, voglio dire, ci sono ben più cose ben più gravi da correggere. È il lusso di potersi permettere queste correzioni. L'ultimo esempio lo trovo poi emblematico. Si vede un controllore, quando doveva fare una multa ai passeggeri sprovvisti di biglietti, corretto in applicare una multa. E allora io mi sono chiesta, perché non gliel'ha corretto in comminare direttamente, che sarebbe stata la parola appropriata, se proprio uno deve correggere. Guardate la terz'ultima correzione, durante il compito non c'è molto rumore, corretto in non si odono rumori in classe, a parte odono, lasciate perdere, vuol dire un'altra cosa, il ragazzo che ha scritto durante il compito non c'è molto rumore voleva dire stiamo tutti zitti, non facciamo confusione. Quindi una correzione che vuole essere stilistica, retorica, non lo so, che fa appello a così, a un malinteso senso della pertinenza che finisce per travisare poi, e quindi di non essere di nessun aiuto lo studente. Ecco, questo per dirvi che il mio appello all'arricchimento lessicale non vuole ricadere in queste cose qui, che per fortuna sono superate. Cosa si può fare in positivo? Vi ho segnalato gli esercizi che trovate sul portale di Zanichelli, vi ho segnalato gli esercizi italiano per stranieri, io direi un livello B1, B2, però quello lo sapete voi meglio di me. Uno può avere una classe migliore, una classe più debole, regolarsi di conseguenza. Secondo me sono abbastanza utili e anche un po' inediti forse nella scuola, e gli esercizi che spingono alla scomposizione semantica, cioè che costringono i ragazzi a chiedersi di quanti significati ci sono in quella parola lì. Oppure, detto meglio, quanti tratti semantici compongono quella parola? Perché secondo me li costringe a pensare alle differenze, cioè non solo li costringe a pensare, dunque li costringe ad analizzare un'unità sintetica che loro apprendono in modo sintetico e contestuale, a scomporla in unità minime di significato. Questo è quindi è un primo lavoro che fanno. La seconda cosa per cui può essere utile è che diventa un modo per confrontare cose simili, cioè riuscire a trovare l'elemento di significato per cui divergono. Allora, vi ho fatto un esempio, io questo lo faccio anche con i miei studenti all'università, perché appunto mi accorgo che mi dicono ma fra questa parola e quest'altra c'è una sfumatura, e dico ma che sfumatura, non c'è nessuna sfumatura, c'è un tratto semantico, cioè c'è un'informazione in più o in meno diversa. E riuscire a razionalizzare un approccio di questo tipo, secondo me, li aiuta a
usare con precisione la parola giusta al posto giusto e a tenerla distinta da altri sinonimi, quasi sinonimi appartenenti alla stessa sfera semantica, di cui spesso non riescono a stabilire i contorni e i confini. Questo è un giochino così, ma, la serie sedia, poltrona, divano, sgabello e puff, va bene. Allora, quali tratti semantici minimi hanno? Servono tutti per sedersi come loro funzione principale, poi ci si può fare anche altro, benissimo. Hanno o non hanno lo schienale, hanno o non hanno i braccioli, sono un posto, due posti o più, sono soffici, sono rigidi, hanno quattro gambe, questo giochino si può moltiplicare all'infinito. La scomposizione in tratti semantici permette anche di avviarli alla costruzione di definizioni. Perché a quel punto la sedia sarà un oggetto sul quale ci si siede, monoposto, dotato di schienale e quattro gambe, in genere, con o senza braccioli, e non soffice. In genere la sedia di per sé non è soffice. Queste, come le chiamereste quelle sulle quali siamo seduti? La mia poltroncina, perché poi ha i braccioli e poi non è rigida. Però anche chiamando le sedie, ecco, allora, questo esercizio può anche far capire che le definizioni delle parole sono prototipiche, quello che in linguistica si chiama prototipico, cioè si fa riferimento a un oggetto astratto fatto appunto da come se fosse il capostipite archetipico di ciò che noi chiamiamo sedia. Dopodiché nel mondo reale, nella vita, esistono tante sedie diverse che possono più o meno avvicinarsi a quel modello prototipico ideale. Quindi li abitua, secondo me, questo giochino anche a una certa flessibilità nel ragionamento. Voglio dire, la sedia, quella che abbiamo in testa quando diciamo la parola sedia, non ha i braccioli, ha lo schienale, ha quattro, non è soffice. Questa è una definizione prototipica. Poi però, quando anche avesse i braccioli, quando anche avesse una seduta non troppo rigida, fino a dove la possiamo chiamare sedia e quando diventa una poltroncina? È un esercizio che sembra facile, in realtà è un esercizio che mobilita molte conoscenze e li induce, li costringe, diciamo, sia all'analisi che all'astrazione. Si possono moltiplicare con i verbi di movimento, si può fare con i quasi sinonimi, riuscire a trovare in cosa i quasi sinonimi invece divergono dal punto di vista semantico. Ultimo esercizio che vi sottopongo, poi ho parlato fin troppo, è l'esercizio con le famiglie lessicali o semantiche che però hanno una diversa trafila evolutiva. Cioè, questa è una caratteristica che l'italiano abbastanza spiccata nell'italiano, cioè, dato un nome, l'aggettivo di relazione, quindi mare, del mare, si può ottenere o per derivazione, quindi da mare l'aggettivo di relazione è marino, da cane è canino. E questo è il processo derivativo semplice, regolare, applicabile, eccetera. Però poi la lingua italiana è complicata dal fatto che ha una fortissima presenza di latinismi e quindi di parole non ereditarie, quindi che non hanno subito la trafila ininterrotta del passaggio dal latino al volgare, ma che in qualche momento della storia dell'italiano sono state ripescate dal grande serbatoio del latino. E quindi è interessante far vedere che da pecora non abbiamo pecorino, abbiamo ovino. In realtà
la cosa interessante è fargli vedere che abbiamo anche pecorino, che loro conoscono soltanto come sostantivo formaggio pecorino. In realtà è un aggettivo della pecora, da formaggio pecorino. Da gatto, come aggettivo di relazione, abbiamo felino, perché, guarda caso, gattino, cioè il derivato con lo stesso suffisso di marino e canino, invece è un diminutivo, e cambia le carte in tavola. Abbiamo gattesco, quello sì è un derivato, ma che si pone a tutt'altro livello, tipico del gatto, non tanto del gatto. C'è una differenza di significato tra felino e gattesco. Riuscire a fargliela focalizzare può essere interessante. Abbiamo invece serie in cui abbiamo tutte e due. Città, abbiamo cittadino della città, e poi, da cui poi il sostantivo, ma abbiamo anche urbano. Interessante cavallo, perché è vero che abbiamo equino, equestre, però abbiamo anche cavallino, che è sia sostantivo diminutivo come gattino, però in antico valeva, infatti ho messo la marca basso uso, la stessa che usa il De Mauro, del cavallo, di cavallino, esiste ancora quello, una borsa di cavallino come di pelle di cavallo. Allora, riuscire a far focalizzare queste differenze secondo me può essere interessante. Non lo so, per esempio acqua, acquoso e idrico, fargli capire che idrico è l'aggettivo di relazione di acqua e quindi vuol dire di acqua, mentre acquoso vuol dire ricco di acqua. Come arioso vuol dire ricco di aria rispetto a atmosferico, che invece vuol dire dell'aria. Queste sono complicazioni che l'italiano ha in modo molto spiccato, proprio perché ha una fortissima componente di latinismi e quindi di parole ereditarie, che si intrecciano e si intersecano invece con le parole di trafila diretta e i derivati fatti con il sistema derivativo di suffissazione e prefissazione che l'italiano ha normalmente. Una cosa, mi è venuto l'esempio di calore e termico. Allora, calore, benissimo, termico è l'aggettivo di relazione perché è del calore. Calorico, allora, calorico è due cose diverse, nel senso di del calore è un aggettivo di basso uso e bassa frequenza, usato per esempio in pompa calorica, dispersione calorica e cose di questo tipo, è un fossile nella lingua, perché normalmente con calorico noi intendiamo il cibo calorico, che è un derivato però di caloria e non di calore. Quindi questi intrecci. E poi ci sono le coppie, che oro, aureo, toro, taurino, orecchio, auricolare, che non hanno invece la casella del derivato italiano. Se ne possono trovare a centinaia, ecco, io ho trovato questi e ve li volevo proporre. Qui le mie riflessioni sul lessico. Di più, io non ho mai avuto la possibilità di sperimentare sul campo se funzionino o no, però le sottopongo a voi per le vostre riflessioni. Grazie. No, sono stata un po' lunga. Vogliamo fare la pausa e poi ricominciamo? Allora, riprendiamo con la seconda parte.
Abbiamo ora Francesca Faleri della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Giuseppe Mazzini di Livorno, che ci parlerà del lessico e delle possibilità applicative alla didattica di quanto abbiamo detto nella prima parte. Vai. Sì, buonasera. Volevo iniziare ringraziando Roberta Cella che mi ha invitato a parlare in questa sede e volevo ringraziare anche voi che siete venuti ad ascoltarmi. E già in altre occasioni ho avuto modo di parlare nell'ambito di questi corsi e mi devo scusare perché nelle precedenti esperienze avevo parlato di attività che mi avevano dato soddisfazione e che mi, insomma, secondo me erano venute abbastanza bene, avevano ottenuto gli scopi che volevo. Purtroppo oggi vengo a parlare di attività che invece non mi hanno dato la stessa soddisfazione e a parlare anche un po' della frustrazione, che è la stessa che diceva Roberta, che di cui mi rendo conto, ma la frustrazione che provo quando mi rendo conto che le parole, che per me sono degli strumenti fondamentali, sono degli strumenti a cui voglio bene, che mi piace utilizzare con interesse, con impegno, invece per i miei studenti spesso sono una materia spinosa, opaca, non riescono a padroneggiarla. Tante volte le parole per loro sono come dei vetri opachi, è come se loro non riuscissero a vedere quello che c'è al di là della parola, il significato, la storia, l'origine, il motivo per cui sono arrivati ad assumere quel determinato significato. E quindi questa esperienza può essere un po' frustrante, in genere lo è, però detto questo, quello di cui vengo a parlare oggi invece sono alcune delle mie strategie di lotta, perché come diceva anche Roberta non ci dobbiamo arrendere, insomma il nostro scopo è quello di risolvere o comunque di dare degli strumenti per migliorare questa situazione, per limitare i danni, per dare delle competenze superiori ai nostri alunni. E quindi vorrei iniziare con un'attività di laboratorio pratica che faccio in genere anche con i miei studenti. Si intitola Adotta una parola. Ora vi faccio un pochino partecipare. Ho messo in queste buste dei fogliettini con delle parole, ora li fate girare, tirate fuori un foglino a caso e poi vi darò dopo qualche minuto per provare a scrivere una vostra definizione. Ecco, mentre girano le buste, penso che ci vorrà un po' di tempo. Vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di un laboratorio che ora poi vi spiego da dove nasce, che ho chiamato Adotta una parola e che consiste nel proporre ai ragazzi l'adozione di una parola. Loro hanno un pochino di tempo per scegliere una parola o un gruppo di parole che secondo loro sono particolarmente significative o particolarmente belle o che li hanno incuriositi perché prima magari non le conoscevano e invece sono venuti a conoscenza di questa parola e vorrebbero usarla di più. Quindi i ragazzi propongono l'adozione e adottano una parola e si impegnano in primo luogo ad utilizzarla di più e poi anche a consigliarla ad altri ragazzi, coetanei, o quest'anno stiamo lavorando con le scuole primarie, quindi anche ragazzini più piccoli. E dopo aver lavorato sulla definizione, loro producono una specie di volantino pubblicitario di questo tipo. Questi sono i primi fatti, ora non so se si vede. C'è la parola con la definizione, un esempio, e poi c'è il foglino da staccare, quindi loro poi vanno ad attaccare negli ambienti in cui presentano l'iniziativa, vanno ad attaccare il loro manifesto e chi vuole adottare la parola la strappa, è un pochino il simbolo, e ufficialmente si impegna ad utilizzarla di più. Ora io vi vorrei dire che questa bellissima idea l'ho avuta io, ma in realtà non è così. È un'attività che è stata proposta dalla Società Dantesca, che è un'associazione che ha lo scopo di promuovere e diffondere l'uso della lingua italiana. E si trova, poi andandola a cercare ho trovato anche il sito, comunque il materiale potrete, insomma, lo avete a disposizione, quindi potete trovare il collegamento. E vorrei dire che sono stata io a trovarla in rete, che sono sempre molto attenta a tutto quello che succede nel campo della didattica. In realtà
non è così perché anzi sono abbastanza pigra, però questa iniziativa è stata pubblicizzata su Focus Junior ormai qualche anno fa, e dato che ho una figlia abbonata a Focus Junior e una lettrice molto attenta, lei mi ha passato l'iniziativa: mamma guarda, questa fa per te. Effettivamente ormai sono 3 anni che io propongo questo laboratorio nelle mie classi, e con divertimento mio e spero anche dei ragazzi che partecipano con me e anche delle altre classi che vengono coinvolte. L'ho proposto una volta in un plesso, una volta in un altro plesso, quest'anno appunto andremo a presentare l'iniziativa nelle scuole primarie del territorio per coinvolgere anche i ragazzi più piccoli, e quindi mi sembra un'iniziativa che sta funzionando. Io non la presento dal sito, qua sul sito ci si può registrare, si può adottare in maniera ufficiale una parola proponendosi come sostenitore o come custode, io in genere questo non lo faccio fare, però faccio vedere il sito perché ci sono anche delle adozioni d'autore. Ormai devo dire che l'iniziativa è un po' datata e quindi anche i personaggi non sono più così noti, già quest'anno mi sono resa conto che per esempio nessuno conosce Dario Fo, e nella mia seconda mi hanno chiesto se era una rana, e nessuno conosce più la cantante Giorgia, o comunque qualche ragazzina. Zanetti qualcuno lo conosce ma mi hanno detto non conta perché non gioca più, e poi passiamo ai politici, e qui a scendere sono persone ancora meno conosciute. Fra i sostenitori e le persone che hanno adottato, le persone illustri, c'è anche Renzi, scorrendo se volete lo potete trovare, e mi incuriosisce il fatto che anche se ormai l'iniziativa è un po' datata e a quel tempo Renzi non era solo il sindaco di Firenze, aveva già avuto la possibilità di adottare non un lemma ma una voce flessa del verbo propinare. Insomma, curiosa l'adozione, se poi siete curiosi a casa l'andate a leggere. Ora non mi presto a questa cosa, torniamo indietro, vi lascio nel frattempo un po' di tempo per scrivere la vostra definizione, se tutti hanno avuto la parola, e poi dopo continuiamo a riflettere un pochino su questa attività. Una definizione della parola. Provate. Dove volete. Non è che poi ve le chiedo, per mettervi alla prova, ma non ve le chiedo. Come volete, per mettervi voi stessi alla prova, non è che poi vi chiedo come l'avete fatta, ci riflettiamo sopra. Ora, i lessicografi di professione non valgono, va bene Roberta, è vita. Cosa ti è toccato? Senti. Siamo, chi ha finito alzi la mano, andiamo, qualcuno, ancora qualche minuto, poi smettiamo, poi ritiro, via. No. Lo tenete, perché poi riflettiamo un pochino sullo stile della definizione, così vedete come funziona. Allora, mentre magari qualcuno avrà finito, qualcuno deve ancora finire, qualcuno ha deciso che no, non si sottoporrà all'esperimento, però vi volevo indicare qual è la prima funzione che per me ha questa attività, che
il laboratorio mi serve per iniziare a lavorare con il vocabolario, per insegnare ai ragazzi a usare il dizionario, perché un vocabolario della lingua italiana è uno strumento molto complesso, ricco di informazioni, difficile da usare. Io ogni volta che penso, immagino un ragazzino che va a cercare qualcosa sul vocabolario, ho in mente una scena di un film, non so se conoscete, di Muccino, Ricordati di me, dove uno dei protagonisti, un ragazzo della scuola, delle scuole superiori, non sa cosa vuol dire infibulazione, va a cercarlo dopo aver chiesto in giro sul vocabolario, trova una definizione del tutto incomprensibile e quindi disperato non sa più come fare. E perché effettivamente per i nostri studenti spesso la ricerca nel vocabolario è una ricerca di questo tipo, che non dà la soluzione che si cercava. E questo dipende da due fatti. Il primo è proprio il fatto che il vocabolario sia molto ricco di informazioni e se quindi non si è molto consapevoli di quello che si trova e di dove lo si trova, è impossibile trovarlo. Il secondo fatto è che loro spesso vanno a cercare delle cose sbagliate, sono destinati a non trovarle perché effettivamente non ci sono, o comunque ci si possono trovare ma solo essendo lettori molto esperti di voci di vocabolario. Se noi chiediamo ai nostri ragazzi a cosa serve il vocabolario, loro ci diranno serve a trovare la spiegazione della parola e in secondo luogo in genere dicono serve a trovare i sinonimi e contrari. Io immagino che questo sia l'uso che fanno del vocabolario alla scuola primaria, di questo non si possono incolpare le insegnanti, non è che loro devono insegnare cosa c'è nel dizionario, quello però lo possiamo fare noi e quindi dobbiamo aiutarli ad utilizzare in maniera consapevole questo strumento. E in primo luogo, e questo a noi sembra una banalità ma per loro non lo è, e spesso è un problema anche nella consultazione dei dizionari bilingue, e non tutte le parole si trovano sul vocabolario, quindi bisogna introdurre il concetto di lemma, spiegare che non si trovano tutte le forme ma soltanto delle etichette, che se io cerco un verbo coniugato in una qualsiasi forma devo andare a cercare sul vocabolario l'infinito presente, e questo per i verbi è facile. Per i sostantivi si trova la forma singolare e quando si trova accanto al lemma l'abbreviazione SM, io insomma sfido anche tanti colleghi, a prima vista quello vuol dire sostantivo maschile, quella S non è singolare, però non è un'informazione così facile, tante volte non l'è neanche per noi che ci confondiamo, figuriamoci per loro. E anche il fatto che nel vocabolario non si trovi chiarissimo, perché si trova chiaro, ma invece si trovi chiaramente, perché chiaramente è avverbio e quindi fa lemma, questo ai ragazzi va insegnato, perché se no loro da soli non lo sanno, quindi bisogna mettersi a lavorare con loro. E questo è utile anche per fare un po' di ripasso di analisi grammaticale, che non fa mai male. A questo punto poi si passa ad analizzare la voce. Io ora possiamo dire che ci siamo quasi messe d'accordo, ho utilizzato lo stesso dizionario di cui vi parlava prima Roberta, proprio il dizionario monolingue del De Mauro, e quindi vedete ci sono anche le marche d'uso che sono le stesse di cui parlava prima Roberta. E che tipo di informazioni si trovano in una voce di vocabolario? Io ne ho scelta una che indica una parola molto vicina all'esperienza dei ragazzi e comunque una voce complessa e ricca di informazioni. Il primo tipo di informazione è un'informazione relativa a come si scrive la parola, e ai nostri tempi gli insegnanti ci insegnavano ad utilizzare il vocabolario per vedere l'ortografia. Adesso con i correttori ortografici e con i programmi di scrittura automatica che loro hanno su tablet e cellulari, il problema dell'ortografia non se lo pongono più quando vanno a scrivere a mano, bisogna ricordarglielo. Se voi avete un dubbio, può darsi che sia un dubbio motivato, non ci sarà il T9 o il correttore ad aiutarvi, però il vocabolario questo può farlo. Secondo tipo di informazione, sembra strano ma è relativa alla pronuncia della parola. Intanto il dizionario ci scrive come si divide in sillabe e poi ci mette l'accento, quindi se io non so come si dice il vocabolario mi può aiutare. Poi come ho detto ci indica la categoria grammaticale e qui questa è un'informazione a doppio senso, non solo ci dice qual è la categoria grammaticale ma ci dice anche cosa devo andare a cercare nel caso in cui una parola possa appartenere a categorie grammaticali diverse, sia avverbio oppure aggettivo, se un sostantivo è omografo di un verbo, devo andare a vedere anche la categoria grammaticale che corrisponda alla parola che sto cercando, altrimenti non trovo niente. Poi il De Mauro utilizza questo espediente, mette un numerino davanti al lemma. Cosa vuol dire il numerino davanti al lemma? Altri vocabolari ce l'hanno dietro. Vuol dire che esiste nella lingua italiana un'altra parola che si scrive nello stesso modo, probabilmente si pronuncia anche nello stesso modo, ma ha un significato diverso perché ha un'origine diversa, una storia diversa. Poi vedremo, è l'etimologia, è l'etimo che è diverso. E
quindi diventa diverso anche il significato. Per cui non è detto che il significato che sto cercando sia sotto il lemma 1, potrebbe essere sotto un lemma 2, 3 o altri. Ora, per conoscenza, cane 2, secondo De Mauro, è obsoleto, una variante della forma cane, il sovrano cinese, utilizzato per la prima volta nel volgarizzamento toscano del Milione di Marco Polo, quindi loro probabilmente non avranno, non cercheranno mai questa parola. Però se effettivamente in un certo contesto la parola cane avesse un significato particolarmente strano, potrebbe davvero essere questa nel significato di sovrano orientale. E dopo aver analizzato tutte queste informazioni, solo a questo punto il dizionario ci indica la spiegazione della parola, come la chiamavano loro, la definizione. La definizione con degli esempi per far vedere come si usa la parola. Però quando noi lavoriamo sul dizionario con gli studenti, deve essere chiaro che questa è solo una delle definizioni possibili, perché questa parola ha molti significati nella lingua italiana. Quindi bisogna fare attenzione a leggere tutto, oppure a leggere solo quello che ci interessa, perché come vedete accanto alle varie definizioni ci sono anche gli ambiti d'uso. Per esempio la numero 2, nell'ambito del linguaggio della zoologia, nella definizione 5, nell'ambito del linguaggio delle armi da fuoco, delle armi da fuoco, la 6, la 6B nell'ambito della falegnameria oppure dell'artigianato, il 7 del linguaggio della tessitura. Quindi per utilizzare in maniera utile il dizionario, io probabilmente non dovrò mai andare a cercare cosa vuol dire cane come animale domestico, che conosco benissimo. Però se sto parlando di una pistola e trovo il cane e non so cos'è, allora non ho bisogno di leggere tutta la voce, posso andare semplicemente a cercare la definizione che riguarda l'ambito delle armi da fuoco, e quindi così facilmente, senza neanche dover leggere tutto con attenzione, potrò fare una ricerca mirata. E questo richiede una competenza che spesso i ragazzi non hanno, ma che in questo modo possono esercitare, cioè capire di cosa sta parlando il mio testo. Io prima di andare a cercare una parola devo avere un'idea del contesto in cui la trovo, altrimenti non potrò trovare il significato nel vocabolario. E questa è un'altra informazione presente nel dizionario che ci fa lavorare molto in classe. Un'altra, per esempio, è quella del linguaggio familiare. Se un'espressione è marcata dal vocabolario come espressione del lessico familiare, probabilmente nel tema o in un'interrogazione, che comunque è un tipo di testo formale, anche se è un testo orale, magari non dovrò usarla, potrò scegliere qualcosa di analogo. Ora, senza andare a scendere nello scolastichese, però questa è già una prima indicazione per cui gli studenti possono vedere che questa espressione magari in uno scritto formale, in un parlato formale, deve essere evitata. Già, si può cercare un'alternativa. Queste sono le informazioni principali. Ah no, un'altra cosa molto importante, il linguaggio figurato. Lo diceva prima anche Roberta Cella, e non sottovalutare le espressioni idiomatiche. Così, non sottovalutiamo il linguaggio figurato, perché probabilmente la maggior parte dei nostri studenti apprende con molta facilità il linguaggio figurato, però il linguaggio figurato è quello che si impara in famiglia. Quindi quando nelle classi ci sono uno, due, molti studenti di origine straniera, per loro il linguaggio figurato probabilmente è un mistero, perché loro in famiglia parlano un'altra lingua. Quindi possiamo aiutarli ad apprendere il significato figurato anche insegnandogli ad utilizzare il vocabolario come fonte, anche per l'acquisizione di un linguaggio figurato che loro in famiglia non hanno la possibilità di apprendere. E se provate a fare degli esercizi sul linguaggio figurato, vedrete che effettivamente ragazzini di origine straniera, anche con competenze pari a quelle degli altri nella lingua di studio, anche nella lingua di comunicazione un pochino più formale o comunque di comunicazione di base, non hanno competenze nel linguaggio figurato. In questo modo si possono aiutare, gli si danno degli strumenti per fare da soli. Altre informazioni sono un pochino più tecniche, ve le cito così per conoscenza, le saprete di già, però ricordiamoci che il dizionario spesso ci dice quando questa parola si trova usata per la prima volta nella lingua italiana e anche qual è l'origine, da dove viene. E anche queste sono informazioni che in certi tipi di esercizi possono essere importanti. E solo dopo che si è ragionato in questo modo, secondo me, sul dizionario, allora si può passare al laboratorio di cui ho parlato prima, che è un pochino il pretesto per imparare ad utilizzare questo strumento. E a questo punto provo ad insegnare come si fa una definizione.
come si fa una definizione? In realtà è stato detto un pochino anche prima, e di base una definizione deve avere un'indicazione della categoria generale a cui appartiene l'oggetto, lo stato d'animo, l'azione a cui la parola che vogliamo spiegare fa riferimento, seguita da una perifrasi che ne specifichi le caratteristiche particolari, quello che distinguono la parola in questione dal resto della categoria. Sembra facile, sembra difficile, in realtà è molto difficile produrre la seconda parte della definizione, e questo non possiamo chiederlo con precisione ai nostri ragazzi, soprattutto a quelli delle medie, però bisogna, secondo me si deve essere categorici sulla prima parte, almeno la categoria generale, quella la devono avere chiara, la devono indovinare. Infatti, insomma, un esempio abbastanza banale: oggetto, astuccio, oggetto, e la categoria generale ce l'abbiamo. Per contenere le penne si può dire qualsiasi cosa. Io ho chiesto a loro, per esempio, di definire il cane, così anche per gioco, lasciando libera la loro fantasia. E qualcuno mi ha scritto animale quadrupede appartenente alla categoria dei mammiferi, molto usato come animale domestico. Un altro: animale da compagnia a quattro zampe, con pelliccia di vario colore e di varie lunghezze, il migliore amico dell'uomo. Un ragazzino un po' più colto: mammifero domestico a quattro zampe, ne esistono diverse razze, il centenato è il lupo. Ma la mia preferita è questa: animale a quattro zampe con peluria molto fitta da portare fuori per fare i propri bisogni. Quindi loro hanno fatto anche riferimento alla loro esperienza personale, però questo va bene. L'importante è che la categoria invece sia quella giusta, perché queste sono quelle che vi propongo adesso, sono un po' le bozze di Adotta una parola, e su questo abbiamo lavorato. E questi invece sono gli errori più frequenti, e secondo me, se poi guardate la vostra definizione, l'avrete fatti anche voi. Furbo aggettivo: qualità o abilità di una persona o animale che dimostra molta abilità nel risolvere problemi, al di là del fatto che si ripete la parola abilità. Però questa non è la definizione di un aggettivo, questa è la definizione di un nome, sarebbe andata bene per furbizia. Quindi si chiede al ragazzino di riformulare: fai attenzione, perché qui non hai descritto un aggettivo, hai descritto un nome, quindi non hai descritto bene. Oppure, amore: provare un forte sentimento per qualcuno. Qui non hai descritto un nome, hai descritto un verbo, quindi anche questa definizione deve essere rivista. Oppure, sedia: oggetto dove ci si siede. E qui si torna un pochino all'infibulazione all'inizio. Se io devo andare a cercare cosa vuol dire, cos'è una sedia, vuol dire che probabilmente non conosco la radice, non so. Allora, spiegare una parola utilizzando la stessa radice della parola è una spiegazione che poi non aiuta molto chi legge, perché se io non so cosa è la sedia, forse non so neanche cosa vuol dire sedersi. Non è detto, però bisogna aiutarli un pochino a riflettere su queste cose. Poi questo è un altro errore tipico: imperatore, titolo con cui venivano acclamati i comandanti militari nella Roma repubblicana. Quindi imperatore vuol dire tante cose. Questo ragazzino ha scelto di adottare la parola, io avevo detto quando ci sono tanti significati sceglietene uno, ha scelto di adottarla nel significato originario, quello nella Roma repubblicana, il titolo militare. Poi però è andato con l'esempio: Augusto fu il primo imperatore, e qui non torna più, perché questo è un esempio validissimo però per un altro significato. Quindi bisogna aiutarli a ragionare, ed in questo modo io iniziano a ragionare, perché lo scopo non è quello di trasformarli in piccoli lessicografi, però saper definire un concetto è un'abilità che è molto importante. Immaginate la soddisfazione di chiamare un ragazzino in una verifica orale e chiedergli: parlami di questo, e lui per prima cosa inizia con una bella definizione di qualsiasi cosa: parlami del fiume, parlami delle colline, parlami del futurismo, di qualsiasi cosa. E soprattutto un'esposizione argomentativa che si apre con una definizione è un'esposizione argomentativa che mette che chiarisce all'ascoltatore che chi parla ha le idee chiare. Poi magari le cose si complicano nel corso dell'argomentazione, però noi possiamo insegnare ai ragazzi che partire da una definizione è sempre il modo migliore per iniziare un'argomentazione, anche perché poi io quest'anno ho due terzi e sto lavorando sul testo argomentativo. Questo è lo schema del testo argomentativo copiato dalla mia antologia su cui stiamo lavorando. Testo argomentativo: problema, analisi del problema.
tesi, argomenti, conclusione. Ora, io mi inquieta sempre l'analisi del problema. Se io devo iniziare con l'analisi del problema, della tesi, negli argomenti, nella conclusione, cosa ci metto? Allora, spiego ai ragazzi. Sì, il libro ha scritto analisi, però voleva dire definizione. Spiegate cos'è il problema. Se la mia traccia vi chiede di parlare del razzismo, della violenza degli stadi, dell'utilità dello studio della geografia nella scuola, voi intanto definite cos'è per voi la geografia, cos'è per voi il razzismo, cos'è per voi la violenza negli stadi, ed in questo modo io già penso, oh, guarda come ci ha pensato, come ha le idee chiare il mio alunno, che mi inizia il test argomentativo con una buona definizione del problema. Quindi questo per collegarsi un po' al titolo dell'intervento di oggi, le parole per scrivere. Una definizione è un buon modo per iniziare a scrivere un test argomentativo, è un buon modo per iniziare a parlare di un argomento, mostrando al nostro interlocutore che sappiamo quello di cui stiamo parlando. E quindi vi consiglio di invitare i ragazzi ad utilizzare questa strategia, perché effettivamente li aiuta a fare chiarezza nelle loro idee prima ancora di iniziare ad esporle. Ora, con questo spazio bianco vorrei concludere la prima parte del mio intervento, che era quella dedicata al laboratorio Adotta una Parola, e iniziare una seconda parte, che è quella dedicata proprio alle mie frustrazioni più profonde, dovute al fatto che tante volte gli esercizi che io propongo sull'analisi delle competenze lessicali non danno i risultati che speravo. Un'altra cosa volevo dire, mi sono dimenticata, perché forse vi sarete domandati da dove vengono le parole di cui, insomma, che ho distribuito, che sono venute fuori. In realtà sono le parole che sono state scelte dai miei studenti nei 3 anni in cui ho proposto questo laboratorio per l'adozione. Sono le parole adottate da loro o comunque proposte per l'adozione. Perché ho scelto di darvi queste parole? Il primo anno in cui ho proposto il laboratorio, gli avevo proprio detto esplicitamente: scegliete delle parole che vi sembrano difficili ma che secondo voi si dovrebbero usare di più. E così era stata proposta anche l'attività alle altre classi a cui avevamo presentato l'attività. E al termine della presentazione mi aveva avvicinato la collega di matematica dicendo: bello il lavoro, però mamma mia che parole hanno scelto, ma davvero per loro sono difficili. Ho preso la critica un po' come costruttiva: il prossimo anno cercherò di guidare meglio la scelta delle parole. Ma poi no, ho capito una cosa, che quello è anche un modo per entrare nella loro testa. Loro in questo modo ti fanno sapere, senza che tu glielo chieda, quali parole per loro sono difficili e inconsuete, senza neanche bisogno di fare troppe indagini. Allora ho riguardato per questa attività le parole che nel corso degli anni mi sono state proposte e ho individuato varie categorie. Alcune parole sono state scelte per il significato che ai ragazzi piaceva. Per esempio, sinfonia era stata adottata da una ragazzina che suona il pianoforte, equitazione da un amante dei cavalli, e sorridere è una parola bella, me l'hanno proprio detto, ci piace questa parola, la vogliamo adottare. Altre parole apparentemente comuni erano state scelte invece per un significato secondario, un po' da investigatori del lessico. Per esempio, asta l'avevano adottata nel significato di vendita a rialzo, passo nel significato di passo di danza, quindi non sono così semplici come sembrava. Poi ci sono delle varianti di parole. Mi sono sempre domandata perché 2 ragazzine abbiano scelto di adottare cangiare, senza neanche rendersi conto che era solo una variante arcaica di cambiare, ma il significato era quello. Poi ci sono dei termini che sono stati adottati perché io non conosco questa parola, mi ha incuriosito, mi hanno detto i ragazzini che l'hanno adottata, ma è normale, per fortuna, che non conoscano queste parole. Endocrinologo, perché un ragazzino di 13 anni deve conoscere l'endocrinologo? O la docimologia, non so dove l'hanno tirata fuori. La telofobia non lo sapevo neanche io cosa voleva dire, me l'hanno spiegato. La telofobia è la paura di non sentirsi all'altezza. Questo, se ci pensate, ci spalanca una porta sulla personalità della persona che la sceglie. Perché una ragazzina di 13 anni decide di adottare questa parola? Quindi tante volte i ragazzi in questo modo ci comunicano delle cose che altrimenti non ci avrebbero comunicato. Ultima categoria, quella che aveva un po' infastidito la mia collega di matematica, sono le parole apparentemente comuni. Perché pieghevole aveva incuriosito 2 ragazzoni alti con le spalle grandi che si erano stupiti del fatto che un estendino potesse essere pieghevole. Non lo so. E così entrambi, futile. Perché hanno adottato queste parole? Allora, la mia riflessione da questa attività è stata che noi dobbiamo davvero prendere atto, come diceva anche Roberta Cella prima, che la competenza lessicale dei nostri studenti non solo non è paragonabile alla nostra, ma purtroppo non è paragonabile neanche all'immagine che noi abbiamo della loro competenza lessicale.
lessicale, per cui effettivamente pieghevole per tanti ragazzi è un mistero. Quindi detto questo, davvero concludo e passo alla seconda sezione, quella delle frustrazioni, e apro con questa doppia frustrazione. Ora vi spiego. Quest'anno per la prima volta ho avuto la fortuna, non saprei come altro definirla, di seguire in terza due classi, insegnare italiano in due classi che seguo fin dalla prima, e quindi per chi di voi è ancora precario, comunque da poco ha smesso di esserlo, insomma questo è veramente un grande traguardo, arrivare ad avere in terza le stesse classi che si hanno avute anche in prima o in seconda. Qualcuno mi fa: no, a me non mi è ancora capitato. No, a me è capitato per fortuna quest'anno per la prima volta, e quindi mi sono tolta lo sfizio di fare un test d'ingresso proprio che dovesse valutare le competenze che io speravo che avessero avuto nei 2 anni in cui avevano già lavorato con me, togliendomi anche l'altro sfizio, cioè quello di farli lavorare sul testo di una canzone come se fosse un testo poetico, quindi analisi metrica, troviamo la rima, vediamo se ci sono le figure retoriche, e traendone una doppia delusione. La prima dovuta al fatto che nessuno conosceva la canzone, e quando usando la LIM, no, perché abbiamo questi strumenti, perché non farci ascoltare le canzoni? Tutti si sono messi a ridacchiare dicendo: mamma mia che canzoni da vecchia ascolta la prof. E la seconda invece delusione è relativa all'esercizio, conclusa la parte di analisi del testo poetico, un esercizio di inferenza, cioè cercare di capire una parola dal contesto. L'esercizio era questo: conosci la parola marconista? Scrivi una definizione. Se non ne conosci il significato, prova a dedurlo dal testo. Perché delusione? Perché in realtà molti hanno tralasciato l'esercizio, non si sono neanche cimentati. E fra le risposte che sono state date, l'unica sensata è stata questa: marconista, persona che lavora su una nave. Sensata perché dal punto di vista tecnico questa definizione va bene, almeno rispetto alla mia consegna. Persona, categoria generale, che lavora su una nave, la perifrasi. Quindi dal punto di vista tecnico niente da dire. È vero che non aggiunge un granché di informazioni, non va nello specifico. Il problema è che le altre definizioni erano di questo tenore: marconista, capitano della nave. Allora io mi sono domandata: il marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria e riceveva messaggi di auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. Perché deve essere il capitano? Dove sta scritto? Loro non hanno nessun indizio dal testo per dire che il marconista è il capitano, al di là del fatto che poi è un'interpretazione sbagliata. Il problema, secondo me, è che loro, come unica figura professionale che lavora sulla nave, conoscono il capitano. E quindi se questo lavora sulla nave sarà per forza un capitano. Una volta data questa interpretazione, come viene interpretato il testo? Si può interpretare in questo modo: c'è una persona sulla nave che riceve messaggi da tutto il mondo, forse è il capitano, e già di questo mi accontenterei perché sarebbe un elemento di dubbio. Il problema è che io ho un forte sospetto, temo che sia così anche degli indizi che poi vi mostrerò in seguito, che loro abbiano direttamente interpretato così: sulla nave c'è un capitano che riceve messaggi di auguri da tutto il mondo, fraintendendo il testo. Perché il fatto che il marconista stia mandando e ricevendo messaggi dipende dal fatto che quello è il suo lavoro. Invece nel testo, secondo l'interpretazione che io temo, il fatto che il capitano riceva messaggi di auguri o li invii è indipendente invece dalla propria funzione. Si saranno immaginati il capitano col cellulare sulla nave che salutava tutti prima di partire. Perché dico che temo che le cose siano andate in questo modo? Perché io poi da questo punto, anche un pochino in vista di questo intervento che stavo programmando, ho iniziato a studiare il loro comportamento, a fare delle domande mirate, a cercare di entrare nella loro testa per capire come interpretano i testi partendo da parole, lavorando su parole che non conoscono. Gli esempi che vi proporrò ora sono esempi non di una terza ma di una seconda. All'inizio dell'anno, una seconda direi particolarmente scarsa, però con questi ragazzi, cioè, non è che ci possiamo lamentare, siamo noi che dobbiamo aiutarli a migliorare le competenze linguistiche, le competenze in tutti i campi, quindi anche quelle di conoscenza del lessico. All'inizio dell'anno, trattando del genere diario, ci siamo trovati a leggere brani da questo testo, Diario veneziano, di uno scrittore cinese che io non oserò pronunciare perché non so come si pronuncia, che
per un certo periodo ha vissuto in Italia, a Venezia, ospite di una coppia d'amici per motivi di studio e di lavoro. Quindi racconta l'autore il suo arrivo nella città di Venezia. Nel pomeriggio, passando accanto al conservatorio, ho sentito qualcuno che faceva vocalizzi. Da un'alta finestra mi giungeva il suono degli ottoni, così sono entrata a dare un'occhiata. Ora, io non faccio mai interrompere la lettura per chiedere se loro hanno una parola, se loro non conoscono una parola, sanno che devono avere la matita per leggere. Loro sottolineano la parola e quando noi arriviamo in fondo al periodo, al paragrafo, quando decido io, chiedo: è tutto chiaro? Al termine di questo passo era evidentemente tutto chiaro a tutti, nonostante che ci fossero delle parole, secondo me, che potevano avere un pochino di causare un pochino di difficoltà. Quindi sono andata ad indagare e ho chiesto: è tutto chiaro, va bene, cos'è il conservatorio? Alzano la mano. Il conservatorio è il posto dove stanno i morti. Mi sono un po' arrabbiata. No, e cosa ci stavano a fare gli ottoni, che è inquietante. E andando avanti nel testo, una seconda, sì. Andando avanti nel testo, e l'autore racconta, insomma, il problema era che tutti lo scambiavano per un giapponese. Agli occhi degli altri, la parte che sto recitando a Venezia è quella di un giapponese. Sono andato in un negozio a comprare una pianta della città e il padrone mi ha chiesto, in giapponese, che tipo di pianta volessi. Benché la lingua che conosco meglio sia il cinese, ho immaginato quello che mi stava dicendo, allora gli ho risposto in inglese: sono cinese. Il padrone si è battuto la fronte ed ha esclamato: mamma mia, e io che ho fatto tanta fatica a studiare il giapponese. Ora, al termine di questo brano, io so che non è tutto chiaro e devo dire che a questo punto, anche un po' terrorizzati, mi hanno detto che effettivamente qualcosa non avevano capito, quindi siamo tornati sulla situazione, che qui non era più tanto facile. Abbiamo riflettuto sul significato del contenuto della parentesi quadra, abbiamo ricordato che si tratta di un testo in traduzione scritto in inglese e che quindi anche alcune difficoltà, cioè insomma qualcosa che non torna tanto anche nell'uso dei verbi, però dipende dal fatto che è una traduzione. Io su questo cerco di farli riflettere sempre. Una volta chiarita la situazione, spiegato cosa vuol dire il significato della parentesi quadra, e a quel punto era di nuovo tutto chiaro. Allora ho continuato a domandare. In quale negozio entra il protagonista? Risposta di più di metà della classe: dal fioraio. Allora, per quale motivo questo? Per quale motivo questo studioso cinese, che per la prima volta va in giro a Venezia, deve andare a comprare una pianta per poi portarsela in giro sotto braccio mentre visita la città? E loro mi hanno risposto: probabilmente, dato che avevamo letto nell'introduzione che era ospite di una coppia di amici, vorrà fare un regalo alle persone che lo stanno ospitando. Allora io mi sono veramente arrabbiata, perché eravamo all'inizio di una classe seconda, quindi in geografia in prima si fa cartografia, e io ho detto: è possibile che a nessuno sia venuto in mente che questa è una pianta della città, serve per orientarsi nella città? Allora mi hanno detto: professoressa, ma quella è la piantina, noi abbiamo studiato la piantina. Allora, per quale meccanismo l'obitorio e il conservatorio sono la stessa cosa e la pianta e la piantina non lo sono? Io mi immagino che probabilmente la loro conoscenza delle parole sia filtrata, cioè si fermi soprattutto all'aspetto fonico, al suono, per cui conservatorio e obitorio in realtà si assomigliano di più di pianta e piantina, perché c'è uno spostamento dell'accento anche se la radice è quella. E ho pensato a lungo questa cosa, era, quando mi riferivo alle parole opache all'inizio del mio intervento, era questo, cioè loro vedono, sentono il suono, non sanno quello, non percepiscono quello che c'è dietro, non vedono oltre, si fermano a questo tipo di conoscenza delle parole o del testo. In realtà poi ho continuato a lavorare in questo modo, a cercare di indagare i loro meccanismi, per quale motivo loro interpretano in maniera sbagliata i testi, pensando invece di interpretarli in maniera giusta, perché fraintendono il significato delle parole. Loro comunque hanno in mente dei processi, dei meccanismi di trasformazione dei significati che li portano a interpretare le cose in un modo che alla fine è anche sensato, anche se non è giusto. Per esempio,
Poema epico classico. Cosa vuol dire classico? Mi hanno risposto facile da capire. Perché è facile da capire? Tra l'altro l'anno scorso non ci avevano capito, l'anno precedente non ci avevano capito niente. Perché ora è diventato facile da capire? Perché quando si dice di una cosa è un classico, vuol dire che si sapeva già come andava a finire. E poi un vestito classico, chiaramente uno che va bene per tutte le occasioni. Quindi evidentemente il poema epico classico è un poema epico molto facile. Romanzo d'esordio. Il romanzo d'esordio è il migliore. Perché il romanzo d'esordio è il migliore? Perché quando sul giornale si legge di un giocatore esordiente, loro non sanno che il giocatore ha giocato per la prima volta, però leggono che è stato bravo. Quindi il giocatore esordiente è uno che ha giocato bene. Quindi il romanzo d'esordio è il romanzo migliore. Poi questo mi piace moltissimo, è condannato alla forca, cioè ad essere bruciato. Perché alla forca è condannato ad essere bruciato? Perché con la forca il contadino butta la paglia nel fuoco, quindi evidentemente questo è condannato al rogo. Ora loro, la mia prima ipotesi, che era quella che non ci fosse, che loro si fermassero al suono delle parole, in realtà non era proprio del tutto vera, perché loro hanno i loro meccanismi mentali, loro interpretano, lavorano sui testi, però lavorano secondo dei meccanismi che poi, pur essendo logici, li portano a dare delle interpretazioni sbagliate. Ora vediamo. Ah, ecco questa, un esempio di produzione dopo la comprensione, ma in fondo sono solo sottilette. Ecco questa l'ho sentita dire non in classe mia, ma da un giovane adulto ed in una situazione anche abbastanza formale, perché un capo scout che si presentava ad una riunione ai genitori dei nuovi ragazzini che venivano affidati a questo ragazzo, che appunto ha concluso un ragionamento con questa espressione e sorpreso dall'ilarità che la frase aveva provocato non nei genitori atterriti ma nei colleghi, altri capi scout, si è scusato dicendo: ah, già, sottigliezza, in fondo è la stessa cosa. E lo stesso meccanismo dei miei ragazzi di seconda. Allora, perché ho voluto citare questo esempio? Perché in realtà questa frase mi sembra un pochino la testimonianza di quello che diceva anche Roberta Scella con la sua esperienza invece di insegnamento all'università. Con questo tipo di competenza lessicale e con questo tipo di competenza di analisi e comprensione del testo, non solo si finiscono le medie, ma ci si diploma, probabilmente ci si laurea, si trova lavoro, si occupa il proprio posto nella società anche con posizioni di responsabilità. E questo però non è rassicurante. Se confondendo le parole, una parola con un'altra, e capendo in maniera solo superficiale quello che si legge, si riesce comunque a raggiungere una serie di obiettivi anche di alto livello, io credo che questo sia davvero un problema. E allora quelle che dobbiamo studiare insieme. Ora io posso fare qualche proposta, come qualche proposta è venuta fuori dall'intervento di Roberta Scella, cioè possiamo fare delle proposte, voi ne potrete fare altre ed utilizzare le vostre strategie, però qualcosa bisogna fare e poi alla fine siamo noi che abbiamo insomma il compito di farlo, perché spetta veramente a noi. Allora io ho provato a raccogliere alcuni tipi di esercizi, in realtà poi li ho trovati nella grammatica, perché come ho detto sono abbastanza pigra e quindi insomma nella grammatica si trovano degli esercizi già fatti. I testi, il libro di testo di grammatica ha sempre il famigerato terzo volume, quello di comunicazione, testi e lessico, che noi tendiamo sempre a snobbare, ma non per cattiveria, ma perché ci sembra di non avere abbastanza tempo per farlo. Io quest'anno, un po' in vista di questo intervento, un po' perché mi sono resa conto che la situazione di questa mia seconda era veramente molto disperata, sono davvero molto carenti sul piano delle competenze lessicali, allora ho provato a ritagliare uno spazio anche abbastanza ampio per esercizi di acquisizione delle competenze lessicali, e quindi ho sfruttato appieno quella parte dedicata al lessico che si trova nel volume di grammatica, e l'ho fatto. E questo è un consiglio che vi voglio dare, cioè si possono fare gli esercizi che ci propone il libro di grammatica, però bisogna mettere in preventivo il fatto di dedicare tanto 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 tempo alla correzione. Non si può fare una correzione affrettata, perché ogni errore in questo caso davvero
lo va spiegato, perché se no non si fissa la competenza lessicale. Solo se di ogni parola si parla, si racconta la storia e si spiega perché è arrivata ad assumere quel significato, solo in questo modo allora rimane in mente, altrimenti si è tempo sprecato e bene fare altro. Se invece si vuole lavorare anche su questo tipo di competenze, quindi lavorare con questi esercizi, bisogna dedicare davvero molto tempo. Io tante volte in un'ora riesco a correggere 3 esercizi, poco, però di ogni parola si parla a lungo e spero in questo modo che quello che diciamo rimanga in mente. Gli esercizi sono quelli tipici: sostituire ad esempio il verbo avere, essere, fare, verbi di significato più generico con altri di significato specifico. Quindi tutti i verbi di significato specifico poi vanno spiegati, perché loro tenderanno a metterli un po' a casaccio. Lo stesso con gli aggettivi. Un esercizio che per me è stato molto significativo: riunisci in gruppi di sinonimi gli aggettivi proposti. Il libro dava tutta una serie di aggettivi, loro dovevano individuare 3 campi semantici e raggruppare gli aggettivi fra di loro. Oppure sulle espressioni figurate: collega ciascuna espressione figurata con uno dei significati proposti, anche questo è divertente. Oppure scegli il termine più adatto al contesto tra quelli proposti in parentesi, anche qui. E li si danno da fare a casa, ma poi con calma in classe si lavora e si riflette, si spiega, si usa il vocabolario, si mandano a cercare l'origine della parola. Qui diventa utile anche sapere cos'è l'etimo, andarla a cercare, perché tante volte è questo che ci può un pochino aiutare a capire la storia della parola, o almeno anche per noi insegnanti ci dà l'avvio per spiegarla, perché magari non tutti abbiamo tantissime competenze su tutto il lessico, sappiamo come lavorare in questo settore. Il dizionario diventa uno strumento utile anche per noi. Io per esempio amo fare le cacce al tesoro semantico. Per esempio, cosa ha in comune la pietra che sta sulla tomba del bisnonno e con la matita che uso per scrivere? Perché effettivamente lapide e lapis hanno la stessa origine. E poi, una volta individuata una radice, si può lavorare su tutte, farli raccontare, farli cercare e farli chiedere il motivo di altre parole che hanno la stessa radice, la stessa origine. Cosa vuol dire lapidare? In realtà nessuno lo sa, però da qui si parte e lì si spiega. Perché allora una frase, un testo può essere lapidario? Perché cosa c'entra con la pietra? C'entra. Perché cos'è il lapislazzulo? Di che colore sarà il lapislazzulo? Studiando un pochino l'origine della parola con questa attività, insomma, si fanno ragionare e secondo me si riesce anche a renderli un pochino più curiosi. Oppure, cosa ha in comune la parolina che sta davanti al nome con l'unghiolo della strega? L'origine è la stessa: articolo, artiglio derivano dalla stessa parola latina. Ora credo, Roberta, artiglio viene dal passato al provenzale, forse? Non si sa, però magari con strade diverse, ma l'origine è sempre quella e queste due parole derivano dalla stessa parola latina. Oppure anche lavorare per differenze. Perché bilanciare? Non vuol dire pesare, eppure con la bilancia è l'oggetto con cui si pesa, però mentre pesare fa riferimento alla funzione, bilanciare fa riferimento alla forma, al funzionamento, quindi far riflettere su come una parola, da una parola ne possa derivare un'altra, da un oggetto possa derivare un concetto oppure un altro, anche a seconda del punto di vista che utilizziamo, che scegliamo. E a questo punto vorrei poter dare una conclusione per concludere il mio intervento, però davvero non so come fare. Io sto lavorando, ho detto, quest'anno con questa classe, sto lavorando molto sul lessico, sono anche, insomma, se arrivano dei consigli, strategie possibili, perché penso che davvero questo sia un lavoro importante e la competenza lessicale siamo noi che dobbiamo aiutare i ragazzi a incrementarla e dargli gli strumenti, perché insomma alla fine è nell'età dei nostri studenti che si forma quel tipo di pensiero che li renderà poi più critici anche nell'approccio al testo scritto, alle parole, all'analisi di quello che stanno leggendo. Oggi abbiamo anche un po' di tempo per discutere, quindi approfittiamone. Sì. Avete domande? Qualcuno? Sì. Questi sono tutti esempi, esercizi molto
carini anche da riproporre, sempre nei limiti di tempo e secondo me contestualizzati su quello che stiamo facendo, perché fare un'ora di queste cose oppure dedicare, o te lo penso, o te lo dai come scopo di ragionamento, ma allora basta un solo lemma, un solo esercizio di questo tipo. Comunque la mia riflessione era più sul fatto della presenza, almeno in classe mia, per esempio, di 4 DSA, no? E con cui ci troviamo purtroppo, giusto così, però insomma a lavorare e a contatto. Una classe di 28 ragazzini, 4 DSA, un BES, la situazione è piuttosto pesante. Per esempio, fornire questa lettura, anzi richiedere la lettura del vocabolario, scatenerebbe le ire, penso, dei genitori che vengono, per quanto motivate, perché insomma vedono in difficoltà sempre maggiore i propri figli. Quindi mi chiedevo come proporre attività di questo tipo, molto anche precise, che richiedono delle capacità e delle abilità di lettura non indifferenti, e tenendo conto che alcune cose si possono fare soltanto a livello orale, oppure tenendo anche conto che bisogna comunque differenziare le attività in questo caso. Quindi questi sono tutti spunti interessanti a cui tendere nel caso di un andamento così regolare con ragazzi senza particolari difficoltà, da proporre in classe mia, ecco, qualche problema verrebbe fuori. Però non so se ci possono essere trucchi. Un suggerimento, di dizionari ce ne sono tanti anche in rete, anche lo Zanichelli, se non mi sbaglio. Poi il dizionario De Mauro ci ha fatto vedere per prima Roberta Cella dove si trova, e farli lavorare sul testo trovato in internet. E in genere fa sì che la cosa diventi più accattivante, e tra l'altro anche la grafica, rispetto alla grafica del dizionario cartaceo, è un pochino più facile da fruire anche per i ragazzini che hanno dei disturbi specifici. Quindi perché la non lavorare salti, in questo modo? Per esempio, no? Nei vari significati di un lemma, tutti numerati, che vanno ricercati, la lettura a salti penso che sia improponibile con questi ragazzi. Devo quindi dire che non ho riscontrato. Pensavo, no, mentre tu parlavi, di far affiancare, come spesso faccio, questi ragazzi da altri che invece hanno facilità di lettura e che leggono a voce alta, però il lavoro diventa lungo e dopo un po' diventa noioso. Comunque queste sono particolarità che spero insomma anch'io pensavo, in genere quando faccio questo lavoro si cerca una voce, si sceglie quella e su quella si lavora, non è che poi si danno continuamente tante voci, tante ricerche da fare. Però effettivamente la grafica dei dizionari in rete è molto più facile perché separa i vari significati e dopo ogni significato si va a capo, i numeri spesso sono colorati, quindi le difficoltà di lettura sono insomma un pochino più facili da superare. Elementi tecnici, sì. Si potrebbe anche risolvere. Sì, la grafica del De Mauro online che vi ho fatto vedere prima è estremamente semplificata rispetto a quello maggiore a stampa. Di cui la voce che avevo io è quella del De Mauro in DVD, in CD-ROM, quindi anche quella lì era un pochino più faticosa, però quello che è in rete effettivamente è abbastanza leggibile anche per chi ha disturbi specifici. Mi tolgo. Dopodiché esistono anche dizionari ridotti, dizionari del solo vocabolario di base, l'editoria offre una pluralità di strumenti, poi forse appunto non è neanche necessario così averli nel loro complesso, bastano singole voci su cui lavorare, cose di questo tipo. Vedete, sì. Io volevo chiedere una cosa, cioè, o perlomeno esporre un dubbio. Mi sono sembrate molto proposte molto interessanti.
faccio difficoltà a pensarle comunque con ragazzini che sono minimamente esposti alla lingua, sia letteraria sia formalizzata, perché non leggono nulla. Io queste cose le facciamo anche in classe, si parte da una parola, da dove viene, parole simili di significato, come le usate, ma questo lo usano i miei nonni, allora lo usano il proverbio, quindi viene fatto, segniamo alla lavagna, raccogliamo tutto, mettiamo in ordine e scriviamo sul quaderno. Una settimana dopo ritorna la stessa parola, il deserto. Ora, in particolare nel testo di storia c'è l'insurrezione dei Paesi Bassi, c'è l'insurrezione della Boemia, la defenestrazione di Praga. Allora, insurrezione, insorgere, resurrezione, sorgere, il sole. Ok, benissimo. Si ritrova insurrezione, boh, cosa sarà? Repressione, idem. Oltretutto lo stiamo leggendo anche in un romanzo di narrativa, sono questi partigiani, il pericolo, la repressione. E reprimere, represso, depresso, impresso, impressione, tempo una settimana o due, scritto, ragionato. Ora, anch'io ho una classe, con questa cui faccio riferimento, una delle varie abbastanza bassa, però il problema è che poi queste cose non le riusano, non le sentono riutilizzare. Ora, anche se non usano insorgere e reprimere, va bene, poi quando qualcuno gli dirà ma sei un represso, sei una repressa, penseranno che è una malattia della pelle, non lo so, insomma. Però è veramente difficile, cioè è un sforzo da fare. Se l'esposizione alla lettura è comunque minima, continua a essere uno sforzo veramente defatigante, tanto per usare una parola che loro, chissà, e speriamo che appunto magari in qualcuno, io non sono neanche d'accordo di non fare delle cose perché magari ci sono i bambini più problematici che non riescono a seguire, no, cerchiamo delle strade, proponiamoli, perché poi c'è anche quello che ti viene a dire, ah sì, ma in prima avevamo fatto questa cosa, me la ricordo, e te, riacquisti un mese di vita, però insomma è difficile anche per la scarsissima lettura o per letture a volte di qualità veramente infima e problemi. Io infatti avevo iniziato parlando di frustrazione e delusione, purtroppo è esperienza comune, però qualcosa bisogna fare. Cercavo di dirvelo anch'io, il problema di queste parole è che, non appartenendo al vocabolario di base, non sono ad alta frequenza e quindi fanno parte di quel lessico comune a bassa frequenza, a basso utilizzo, e la difficoltà sta proprio in questo, che non le sentono quotidianamente e non hanno bisogno di utilizzarle quotidianamente, e quindi anche la competenza passiva che ne possono, che possiamo loro appunto insegnare, è, poi bisogna trovare le strategie perché diventi competenza attiva e si fissi. Forse, voglio dire, pensare nell'arco di un anno scolastico di tornare a ripeterle. Guardate, sono strategie che inconsciamente utilizziamo tutti noi, lo faccio anch'io a lezione. Quando mi accorgo di usare parole che i miei studenti non capiscono, cerco di infilare una glossa in modo da guidare la loro inferenza, e poi cerco di ricordarmene, la settimana dopo la uso di nuovo senza glossa. Vanno fatte delle strategie di richiamo, come i vaccini, proprio perché, guardate, il problema di questo lessico è quello che vi dicevo, cioè è un tipo di lessico al quale non sono esposti quotidianamente nella colloquialità, ma che va acquisito in un percorso lungo finché volete, però bisogna cominciare da qualche parte. Dopo che sia frustrante, è vero, lo sappiamo tutti. Io volevo dire una cosa veloce, a parte che non so chi ha scelto Orzare, perché lo vorrei conoscere, mi si è voluta tutto, e infatti per capire che voleva dire. No, dicevo che ora non scoprirò l'acqua calda, però nell'esercizio delle attività sul lessico mi sembra, almeno io sto provando a farlo, un po' utile fare quegli esercizi di gemmazione, cioè di creazione loro delle parole, no? Partendo, ora facciamo il nome, non lo so, grammatica in prima, e anch'io ho una classe bella mista, insomma impegnativa,
e gli faccio magari scegliere una parola primitiva, da quella gli dico cerca tutte le parole derivate che ti vengono in mente, valgono anche gli alterati. Poi, che ne so, scegli da un alterato, crea un campo semantico, tutte le parole che si riferiscono a quella sfera semantica. Poi magari gli chiedo, in quella c'è almeno un nome collettivo? Se sì, scrivi una frase col nome collettivo. E ce n'è, ecco, un giochino del genere, e magari poi lì nascono delle parole inesistenti, a parte che ormai dopo Petaloso si può scrivere tutto, loro si sentono autorizzati, però mi chiedono, ma questa parola esiste? Boh, andiamo a vedere sul vocabolario, e allora magari si comincia un po' a cercare la parola sul vocabolario, non la trovo perché non la trovo, ecco, magari questo è un, cioè, è sempre un lavoro sul lessico che sicuramente farete tutti, non è che ho inventato niente, però è un po' più pragmatico e coinvolge un po' di più anche quei ragazzini che sono un po' in difficoltà, soprattutto perché il lessico secondo me li rende un po' meno in difficoltà rispetto alla grammatica più normativa, il verbo, l'articolo, ecco, questo li rende sicuramente, cioè li mette più in difficoltà. Il lessico poi con un po' di giochi di parole, cruciverba varie, applicazione varia, secondo me li coinvolge un po' di più. Grazie. No, io penso che il tempo che si passa a giocare con le parole in realtà è sempre tempo speso bene, perché anche solo il fatto che loro imparino che con le parole si può giocare, secondo me quello è una strategia che va sempre bene. Quando qualcosa diventa anche un pochino divertente, o magari almeno più divertente del resto, in genere lo rende anche più facile da assimilare, quindi sono più divertenti queste attività, si divertono a farle. No. Sì. Quindi non è mai tempo perso. Ci sembra che non ottengano grandi risultati, però in realtà è sempre tempo speso bene. No, non è della parola che volevo parlare, è una considerazione che già mi coltivo un po' da tempo. Cioè, noi fra gli obiettivi abbiamo la riflessione sulla lingua e io mi rendo conto sempre di più che mi manca questo tempo e rappresenta anche per me, cioè fra l'altro, motivo di ansia, perché mi vedo una serie di contenuti davanti, di libri, e mi rendo anche conto che questi ragazzi oggi hanno delle richieste da parte nostra e da parte richieste ministeriali che sono abbastanza gravose. Quando invece siamo qui a parlare di problemi che sono effettivamente problemi apparentemente, come dire, elementari, nel senso che mancano proprio questo lessico, è un po' carente effettivamente. Allora, la mia considerazione è questa: io prima o poi prenderò la decisione di ridurre i libri di testo per gustarmi prima di tutto i classici. Oppure accanto al libro di storia della letteratura, di epica, prima per esempio di epica, usare un libro di narrativa e su quel libro di narrativa starci tranquillamente. Poi su quel libro di narrativa io avrei intenzione di svilupparmi tutti quegli esercizi che tu hai proposto, hai fatto fra l'altro, hai una considerazione, tu stessa hai detto abbiamo quel libro di lingua, comunicazione e testi che spesso lo snobbiamo, brava. Infatti io mi pento amaramente di trascurarlo, lo vedo lì, i ragazzi ce l'hanno, quando si usa quello sarà un problema diffuso, perché noi abbiamo un orario interno durante il che tu devi riempire, cioè sono le ore inferiori ai libri di testo, fate il conto, no? Allora c'è quel libro di storia che effettivamente noi, fra l'altro, almeno da noi abbiamo un librino che è delizioso, ecco, forse proprio alla giusta portata di questi ragazzini, però mi richiede tempo, e se io faccio una lezione di storia, sai quanta lezione di lessico posso fare con tutti gli esercizi che, guarda, complimenti che hai proposto, veramente proprio utile, no? Scambiarci e confrontarci. Quindi io non lo so, penso di poterlo fare, perché noi siamo, ma io ridurrò i libri di testo, perché per me sono diventati degli ansiolitici. E sono, sono diventati dei motivi di ansia, degli ansiogeni sono diventati. Cioè,
Vedo, l'ho già detto anche alla rappresentante, che io ridurrò, perché a un certo punto, ecco, concludo, io credo che noi abbiamo questo grande compito, importante tanto quanto gravoso. Allora, cominciamo a selezionare, a fare delle scelte. Questi ragazzi non parlano più, non sanno, io pure sono al test argomentativo, dove è caduto l'asino? È caduto nell'argomentazione, perché si aggrovigliano in quella sintassi per motivare, perché non hanno il lessico a disposizione, non hanno le... Chi legge ha saputo fare un ottimo tema, e lì io mi sono resa conto, ho detto a questo punto non l'ho mai somministrata come medicina al libro, però fate conti ora bimbi, chi è che riesce meglio? Chi legge? E però io non posso arrivare alla terza così, e perché questi il prossimo anno vanno al liceo, quindi dico, non lo so, la vorrei condividere anche con voi questa mia riflessione, però io è già qualche anno che ho cominciato a coltivarlo questa idea. Grazie. Io devo dire che in questo periodo sto guardando un po' di grammatiche, perché stiamo meditando a scuola di cambiare anche la grammatica in adozione, e mi sono resa conto che la nuova tendenza è quella proprio di inserire la parte relativa al lessico nei volumi della sintassi e della morfologia, e di tenere da parte il volume di comunicazione, testo e storia della lingua, perché secondo me anche le case editrici hanno capito che ormai gli insegnanti tenderanno a non adottarlo più, quindi mi sembra che un pochino questa sensazione sia abbastanza diffusa e che sia arrivata anche alle case editrici, però per fortuna il lessico lo stanno inserendo negli altri due volumi, in modo che almeno si perda meno, perché le altre cose magari si sovrappongono con contenuti del libro di antologia o del libro di letteratura, quindi può avere anche un senso snellire in questo campo, e gli esercizi sul lessico effettivamente sono utili ed è bene che li mantengano. E per quanto riguarda il test argomentativo, qui è sempre perché ci stiamo raccontando le nostre esperienze, io mi sono trovata molto bene quest'anno a far scrivere loro il test argomentativo in due fasi. Un primo giorno la scaletta, poi io correggo la scaletta e la settimana successiva scrivono il testo, perché è quello che secondo me si può insegnare. Quando si insegna a scrivere un testo argomentativo è anche a selezionare, cioè loro non devono scrivere tutto quello che li passa per la testa, devono scegliere una sola tesi, due al massimo tre argomenti, e nel momento in cui espongono quelli con chiarezza il testo argomentativo è sufficiente, non gli si deve chiedere di scrivere tanto. Quindi io effettivamente in questo modo mi sono trovata molto bene. E prima la scaletta, io ve la correggo, se tutto torna poi la prossima volta potete scrivere il tema sulla base di questa scaletta. E ora dico così, però in realtà sono alla prima fase, hanno scritto solo la scaletta, quindi non so cosa succederà quando scriveranno il testo, però mi sembra un esperimento, insomma, sto lavorando così, spero che funzioni, vi farò sapere magari. Altri? Io sulla selezione sono d'accordissimo, a tutti i livelli dell'insegnamento, nel senso che fare tutto non è possibile, né per voi né per me, guardate, i problemi sono i medesimi, io ho corsi di 36 ore, dovrei insegnare la linguistica italiana in 36 ore, è chiaro che lo posso fare soltanto selezionando una rosa di argomenti e poi rimandando gli altri al programma d'esame. E, sì, io sono una grande sostenitrice della selezione. C'è un piccolo, diciamo, una difficoltà nella selezione. Cioè, quali sono gli argomenti che seleziono e quali sono i nuclei che diventano centrale del discorso per scatenare poi l'apprendimento da parte loro. Quindi io vado un po' per tentativi, nel senso che seleziono io secondo quello che penso e credo e poi aggiusto in corso d'opera, perché poi mi accorgo che la selezione che astrattamente avevo pensato non si adatta a quel gruppo, non si adatta a quell'anno, quindi in corso d'opera devo sempre aggiustare. Però sì, certo, occorre selezionare, tutto non si può fare. E,
diciamo, l'esperienza, la sensibilità di ciascuno di noi poi ci guida verso la selezione più produttiva tra le tante selezioni che si possono fare. Il lessico ha questo vantaggio che è pervasivo, si trova ovunque, non soltanto nelle nostre discipline, ma voglio dire, gli stessi problemi lessicali ce li hanno i colleghi di scienze, e quindi proporre approfondimenti lessicali legandoli contestualmente alla sostanza di quello che si sta insegnando, secondo me è più che opportuno, e avrebbe anche il vantaggio di, appunto, quello che cercavo di dire prima, di contestualizzarlo, quindi di funzionalizzarlo, non di viverlo come un esercizio astratto che poi rimane confinato nell'esercizio, ma di mostrarlo concretamente realizzato nel testo, nel discorso, nella spiegazione. Questi sono problemi enormi. Altri? Qualcun altro? Sì, grazie. Io ho notato una specie di contraddizione e contemporaneamente un collegamento fra la prima lezione, diciamo, e la seconda lezione o comunicazione è stata. Perché mi ha colpito l'esempio del capo scout, dice dopo tutto sono solo sottiletti, no? Ma il problema è che questa qui è una battuta, potrebbe essere, non so, un aforisma flaiano, non so, qualcosa di questo genere, no? E che passa attraverso, non credo che sia un errore originale, ma è un errore derivato. Questa è una forma poetica, aforistica, e passa attraverso il cabaret, raggiunge una persona non informata e viene ricevuta come una variante accettabile. E allora mi viene a pensare che quel discorso che ha fatto prima la professoressa sul ridicolo della correzione che veniva fatta dei temi dalle vestali della classe media, verrebbe a dire, quel riportare tutte le parole a delle parole perbenistiche. Cioè, qui il fatto è che quando si correggeva il tema in quella maniera, si correggeva perché l'insegnante, era un rappresentante di una classe media che deriva alla classe del potere, che era bigotta, sessofobica, perbenista, e che voleva definire un ambito in cui si poteva lavorare. Voglio dire, il ragazzino di lettere a una professoressa viene espulso dalla scuola magistrale, viene espulso perché non ha quelle parole. E a questo punto, allora voglio dire, il momento in cui un De Mauro e tutti noi, insomma, abbiamo cominciato a ridicolizzare quel modo di correggere i temi, però bisogna rendersi conto che ci siamo presi la responsabilità, che secondo me è giusta, di gettare via tutto quel sistema di sinonimi che però poi risultano incomprensibili ai nostri alunni. Non so se mi sono spiegato in questo senso, perché appunto ora poi fra l'altro ci si trova una situazione curiosa, perché direi tutta la nostra classe politica, originariamente, insomma, quando ero giovane io ero una classe politica che parlava appunto in questa maniera perbenistica, sessofobica, eccetera, sia fosse la maggioranza e l'opposizione, perché insomma, che mi ricordo il Partito Comunista c'aveva un controllo assoluto degli aggettivi. Ora a questo punto siamo passati da questo scolastichese ai bullese. Insomma, è stato sdoganato da Sgarbi e da Berlusconi, ma poi insomma, a questo punto ha dilagato completamente. Quindi noi, ai nostri alunni, che si fa? Si torna a restituire queste parole che facevano parte di questo repertorio perbenista? Oppure, cioè, cosa sta diventando l'italiano in questo momento? Un'ultima osservazione. A mia nonna e le donne di quell'epoca lì parlavano una lingua magari semplicissima, ma che era piena di francesismi. Perché la nostra classe dominante, che riferendosi a una famiglia regnante, che era francofona, avevano introdotto come elemento di eleganza, vabbè, poi c'era il discorso di Napoleone III, tutto quello, quindi il fichu, il foulard, il landau, la bajure, eccetera, eccetera. I contadini avevano tutti questi termini francesi.
Oggi non ci sa tutti i termini che sono parolacce di 15 anni fa. Non so, buttavo un sasso, sì. Ha sollevato due problemi centrali, importantissimi. Allora, vi facevo vedere lo scolastichese, perché credo che l'abbiamo superato tutti quello. Non c'è nessun bisogno di dire allestire il presepe al posto di fare il presepe. Questo non vuol dire che non si debba insegnare ai nostri studenti la parola allestire. Diciamo, gliela si può insegnare in contesti, diciamo, più opportuni, allestire una rappresentazione teatrale, si possono trovare altri contesti. Dunque, io sono perfettamente d'accordo con lei che la scuola sia l'unica istituzione rimasta che usa, addestra e insegna una lingua formale. È assolutamente l'unica istituzione rimasta, perché certo i mezzi di comunicazione non aiutano, come lei giustamente ha notato. Il discorso politico fa di tutto per parlare nel modo più colloquiale, triviale, becero possibile. Quindi la scuola è rimasta l'unica istituzione che esponga grandi masse di popolazione a una varietà linguistica diversa dall'italiano spontaneo colloquiale. E quindi io ritengo che la scuola non debba rinunciare a questa sua funzione. Dopodiché tutti noi, e io per prima, per essere più comunicativa nell'insegnamento, facendo lezione mi accorgo che in certi momenti della lezione abbasso il registro. Va bene, sono strategie didattiche che conosciamo tutti, perché non si può sempre tenere, io parlo per un'ora e mezza di seguito ai miei studenti, non posso pretendere che il livello di attenzione sia sempre alto in un'ora e mezza, quindi è ovvio che spezzo il ritmo anche abbassando il registro linguistico. Però non rinuncio poi ad alzarlo di nuovo, proprio perché credo che siamo rimasti gli unici a proporre un modello di lingua diverso dalla quotidianità dilagante. I problemi che della lettera a una professoressa, o i problemi che rilevavano De Mauro, Sabatini, sono appunto problemi di due generazioni fa, quando la marginalità linguistica era segno di marginalità sociale. Ora non è più così l'associazione. La marginalità linguistica non è soltanto quella del figlio dell'operaio, è anche quella del figlio dell'avvocato. La marginalità sociale, le 200 parole ora ce le ha anche il figlio dell'imprenditore. Non è che parli meglio, non è che... Allora, sono cambiate, perché è cambiata la storia della lingua. La sua domanda era: dove va l'italiano? L'italiano, diciamo, la democratizzazione linguistica ha comportato anche un appiattimento sulle varietà colloquiali, che sono le uniche che tutti noi possediamo spontaneamente, e a maggior ragione i nostri studenti, nati qualche decennio dopo di noi, secondo. Cosa fare? Prendere atto della realtà, quindi non ignorare il problema c'è, prenderne atto, fare ciascuno per la parte che ci compete quanto possiamo fare. Sono d'accordo con lei, non rinunciare a mantenere una varietà alta, formale, a esporli almeno per un periodo della loro vita ad una varietà linguistica che loro spontaneamente non realizzerebbero, perché la scuola è rimasta l'unica istituzione a farlo. E di questo bisogna essere molto consapevoli. Quindi si fa tanta fatica, però guardate, i dati che vi portavo all'inizio, quelli dell'OCSE, PISA e del PIAC, sono interessanti. Cioè, la scuola nel contesto sociale e culturale nel quale si trova ad agire riesce
a fare miracoli. A noi sembra impossibile perché conosciamo i fallimenti e pensiamo sempre a quelli. Però invece no, cerchiamo di pensare invece a cosa succederebbe se non ci fosse il lavoro di tutti in questa direzione. Ecco. Questa è la prima domanda. La seconda, anglismi e francesismi. Anche ora la lingua della moda è piena di anglismi, pseudo-anglismi, tutti quelli veri, finti, quelli che sembrano anglismi e non lo sono, eccetera. Ma quello dipende naturalmente dalle egemonie linguistiche, e quindi se in questo momento la cultura egemone è quella dell'inglese, usiamo quei termini lì come prima usavamo quelli francesi, ancora prima nell'ondata spagnola c'erano quelli spagnoli, va bene. Il lessico è questa cosa incredibile per cui si può acquisire, si può perdere, quello che si acquisisce non è mai stabile, quindi i prestiti entrano nella lingua, escono, i neologismi entrano, escono, rimane questo nucleo portante del vocabolario di base, ma poi è un insieme aperto quello del lessico. Il problema di Petaloso evocato è un problema, è diventata poi una barzelletta nel momento in cui l'hanno usata così. Il problema fondamentale è di un lessico potenziale che esiste perché risponde a delle regole di formazione dell'italiano. Se esiste pelo e peloso, che vuol dire ricco di peli, bosco e boscoso, ricco di boschi, allora petalo, petaloso vuol dire ricco di petali. Non c'è nessun problema. Questa stanza è una stanza librosa, piena di libri, si capisce immediatamente, anche se non esiste, perché risponde alle regole formative dell'italiano, derivative dell'italiano. Bene, ottima occasione, ne parlano anche i mezzi di comunicazione, usiamolo a lezione per spiegarglielo, che esiste un lessico potenziale che poi l'uso può attivare o no. Può trasformare in lessico in atto o no. Dipende se quella società ha bisogno di usare ed esprimere quel concetto con una parola sola. Anche quella è un'occasione da sfruttare per l'arricchimento lessicale, che poi risponde in parte anche alla riflessione metalinguistica, questa cosa. Cioè, riflessione metalinguistica vuol dire tutto e niente. Riflessione metalinguistica è una cosa enorme che non basta una vita di uno studioso. E poi invece si può fare riflessione metalinguistica su tante piccole cose del quotidiano. Perché il gattino, perché marino è all'aggettivo del mare e gattino è un piccolo gatto? E c'è sempre ino. Farli riflettere su questo è già aver stimolato la riflessione metalinguistica. Altri? No? Allora vi ringrazio, vi saluto, rinnovo l'accorato appello dell'inizio. Grazie a Francesca Faleri.